Amici telespettatori, ci siamo, eccoci con Polifemo, una puntata dedicata alla questione Ilva, o meglio alle conseguenze e a tutto quanto sta accadendo successivamente ovviamente alle scelte di Di Maio, del governo pentaleghista, pentastellato, legato, leghista, poi ci possiamo divertire con tutte le terminologie del caso. E cercheremo di affrontare la tematica, diciamo, da più angoli visuali, attraverso il mondo politico, attraverso il mondo sindacale, attraverso il mondo dell'associazionismo. Andiamo subito a salutare gli ospiti, l'avvocato Francesco Nevoli. Buonasera. Consigliere comunale di Taranto del Movimento 5 Stelle. Buonasera. Buonasera a lei, grazie per la partecipazione. Devo dire che trovare oggi rappresentanti, portavoce, come vi definite, dei 5 Stelle con quello che è successo a Taranto è difficile. Do atto a Nevoli. No, ma io Nevoli ce l'ho qui al mio fianco, gli altri non lo so. Gli altri sono stati invitati più volte ma non sono venuti. Il consiglio comunale è venuto e gli ho fatto un'intervista. Ma parlo di Nevoli, poi sto parlando di altri. Ovviamente ognuno risponde delle proprie azioni. Certo. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'Unione Sindacale di Base, USB. Buonasera. Buonasera, grazie Rizzo. Massimo Castellana, lui rappresenta il mondo dell'associazionismo, genitori tarantini. E dulcis in fundo, last but not least, Francesco Brigati, RSU Ilva, nonché componente della segreteria provinciale di Taranto della FIOM CGL. Buonasera. E allora intanto ringraziamo la struttura che ci ospita, la tenuta Montefusco sulla strada per San Giorgio che conduce, che collega Taranto a San Giorgio Ionico, una masseria che è stata appunto riattata ed è davvero uno splendore dal punto di vista non solo scenografico ma anche della qualità, ristorante, sala ricevimenti, meeting e quant'altro. Sobrietà, eleganza e amore, diciamo, per quella che è la storia, perché riattare una masseria di 100 anni e più non è una cosa da poco. E allora andiamo subito in medias res, andiamo subito dall'avvocato Francesco Nevoli. Ma la conclusione, così, la considerazione che io ho fatto all'indomani della vicenda delle decisioni di Di Maio, io in questa sede avevo scommesso che sarebbe andata a finire così. Diciamo che la montagna ha partorito il topolino, tanto rumore per nulla, le associazioni che andavano e venivano da Taranto per parlare 40 secondi con Di Maio che prendeva nota, poi alla fine ci ritroviamo mani e piedi legati con Mittal. Voi dite, lei ha esposto giuridicamente una serie di ragioni per le quali la gara non poteva essere annullata, però io dico, al di là degli aspetti formali, giuridici, che ovviamente sono imprescindibili, ci mancherebbe, però diciamoci la verità, lo si poteva dire molto prima che questa sarebbe stata la scelta. Io ho subito pensato, ho detto, qui con la soluzione Mittal, al di là del delitto perfetto, Di Maio esce da questa situazione, forse con le ossa rotte a Taranto, ma ne esce. Viceversa, altre prospettive sarebbero state per lui complicate. Questa situazione ha creato un cataclisma a Taranto, una frattura profonda, una cesura tra Movimento 5 Stelle e le realtà, l'associazionismo, l'ambientalismo presente su Taranto, contestazioni e quant'altro. La fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle di un consigliere comunale, il suo collega appunto Massimo Battista, ora Nevoli è solo in consiglio comunale come Movimento 5 Stelle. Mi ha presentato il quadro un'ora e mezza. Siamo fino a domani mattina. Non saprei da che punto partire. Allora, faccio appello alle sue doti di sintesi. Certo. Allora, la cosa migliore forse è andare in ordine cronologico e rivivere magari in maniera, dal punto di vista cronologico, quelli che sono stati gli eventi di questa vicenda, perché lei non l'ha menzionato, non so se l'aveva tenuta in serbo per una domanda successiva, ma
Il problema grosso è che sostanzialmente il Movimento 5 Stelle a Taranto, tanto nella campagna elettorale di chi sta parlando ora, tanto in quella che si è svolta a marzo scorso in vista delle elezioni politiche dell'anno scorso, del marzo scorso, si è parlato di chiusura delle fonti inquinanti. E adesso si arriva ad un risultato che obiettivamente non contempla la chiusura delle fonti inquinanti. Neanche quella progressiva. E noi abbiamo parlato sempre e solo di chiusura progressiva. Infatti, nel Io, contratto Francesco di Nevoli, governo ha c'è parlato sempre e solo l'aggettivazione di progressiva. chiusura progressiva perché abbiamo sempre detto che non esiste un La interruttore bacchetta generale, magica, non come esiste la si bacchetta magica. Parlavamo di un processo dice. E di chiusura delle riconversione. fonti inquinanti con bonifiche e riconversione. Erano questi i tre step del nostro percorso politico che proponevamo per quanto riguardava l'ILVA, tanto alle amministrative l'anno scorso quanto alle politiche quest'anno. Lo abbiamo fatto consapevoli di una cosa, del fatto che ritenevamo che l'unica soluzione, ritenevamo e riteniamo tuttora che l'unica soluzione possibile per dare una risposta a Taranto, a tutte le morti, a tutte le malattie che ci sono state, che si registrano e ahimè si registreranno ancora, è quella della chiusura della fabbrica inquinante. Non ci poteva essere un'alternativa a questa. La spesa, io facevo anche una valutazione in termini di spesa sanitaria, quello che sostiene il territorio in termini di spesa sanitaria, non vale tenere la fabbrica aperta. Ed eravamo fermamente convinti che l'unica soluzione da adottare fosse questa. Abbiamo insistito affinché fosse anche inserito nel contratto di governo. La chiusura delle fonti inquinanti, quelle sono espressioni nostre. Abbiamo compulsato Di Maio affinché fosse inserito nel contratto di governo questa dicitura, salvo poi renderci conto che ormai il pacchetto era assolutamente Ecco, preconfezionato. obiezione. Prego. Quando c'è stata la campagna elettorale e quando è stato firmato, stipulato, concluso il contratto di governo, il contratto tra governo precedente e Mittal, Non era noto. ma Non era preesisteva. noto. Allora io dico, prima di fare promesse, fermiamoci e diciamo, noi sul futuro dell'Ilva vorremmo chiuderla, ma non possiamo promettere nulla perché non sappiamo cosa c'è nell'uovo di Pasqua. Fare promesse strappavoti poi comporta certe, come dire, sollevazioni di massa. Noi partiamo da un presupposto, dal fatto che i nostri parlamentari nella scorsa legislatura avevano formulato istanze, reiterate istanze d'accesso per poter conoscere i contenuti di quel contratto e ci è stato restituito, ci è stato consegnato dal ministro Calenda pieno esclusivamente di omissis, c'era un susseguirsi di pagine bianche con la riga trasversale, con la dicitura omissis, quindi non ci consentivano di vedere le Sì, ma carte. allora, no, non, allora no, non andava Guardi, promesso ma nulla, non sapendo io non prometto. ritenevamo e in parte lo riteniamo tuttora che ci fosse un qualcosa di non chiaro dietro questo contratto e dietro la gara. Tant'è che il primo passaggio che ha ritenuto di fare Di Maio è stato quello di individuare alcune criticità e girarle all'ANAC, che le ha confermate. Vabbè, poi c'è stato tutta una serie di scaricabarile alla fine, Attenzione, no, però poi al ministro, mi permetta allora di poi individuare i vari passaggi. l'avvocatura, Mi permetta. poi Però il mi deve far ministro rispondere. dell'ambiente. Sì, no, prego. Però mi deve far rispondere. Allora, il passaggio qual è stato? Io ho cercato anche di sintetizzarlo in quella nota che ha menzionato lei prima, ma perché molti passaggi i cittadini spesso li ignorano, così come ignorano il fatto che anche un ministro della Repubblica debba confrontarsi con le norme di legge. Si dice a Taranto ci sono stati 12 decreti in cui si è fatto e disfatto qualunque cosa per via del legislatore, ma il ministro Di Maio non può modificare la legge che regola il procedimento Allora, su amministrativo. questo posso anche essere d'accordo. Il punto nodale è che se io non posso dare questa giacca, regalare questa giacca, perché magari la giacca è gravata da Ipotica, Ma non lo perché magari la sapevamo, giacca. Allora, l'intenzione no, allora politica non era prometto di quella, dare la ma giacca, sto l'intenzione politica zitto. era quella, era di fare tutto quanto il Però lo possibile. slogan ad effetto faceva comodo Era quello di e ha fare prodotto tutto voti. quanto il. Guardi, allora, ha prodotto sicuramente voti, però io ho fatto anche volantinaggio davanti alla fabbrica. Le dico, e l'ho fatto tanto con le amministrative quanto con le politiche, e mi sentivo spesso rispondere, non sempre, ma spesso rispondere, noi da parte degli operai, noi voteremo il Movimento 5 Stelle a prescindere dal programma politico del Movimento 5 Stelle sull'Ilva. Diciamo che la Questo riprova mi è sentivo benissimo, io come risposta. la si avrà Fermo.
La prova sono io. Ecco, tra un anno fermo con le regionali, attenzione, e poi con le europee e poi con le regionali. Attenzione, io sono il primo ad essere rimasto insoddisfatto del risultato, perché io avrei voluto la chiusura delle fonti inquinanti, le dico di più, l'ho sempre detto, io avrei voluto la chiusura dell'ILVA. Cioè non chiusura fonti inquinanti, chiusura aree a caldo. Poi parleremo di altro anche. Quindi quello era nel secondo passaggio politico. La possibilità di aumentare la produzione da 8 milioni di da tonnellate. Da 6 a 8. Quindi già parliamo di una cifra con pesante. Emissioni, la permanenza dell'immunità, ma ne parleremo dopo. Perfetto. Alla fine si è cambiato. Il non problema. È che sostanzialmente tra Calenda e Di Maio non è che ci sia grossa differenza. Non intervengo neanche io sul punto. Io vorrei che intervenissero i sindacalisti. Sì, ma ora sentiremo. E che ci potranno magari dire benissimo. È la stessa cosa. Comunque. Però mi deve permettere l'ultimo passaggio. Prego. E poi davvero faccio parlare gli altri perché non voglio assolutamente monopolizzare la trasmissione. Però lei ha messo sull'abbraccio una serie di questioni. Mi deve permettere quantomeno di affrontarne qualcuna. La questione come Massimo le graticole famose che facciamo noi. La si fanno ancora, non più, no? È a discrezione del meetup di appartenenza. Ah, ecco. La questione Massimo Battista, la decisione di Massimo Battista, è una decisione che mi addolora. Che mi addolora. Io capisco anche la delusione. Lui ha detto non posso rinnegare il mio passato, il mio vissuto. Io capisco anche la delusione di Massimo Battista. Io l'ho sollecitato fino alla fine affinché ripensasse a quella decisione che intendeva esternare. Gli ho anche detto rimani, fai opposizione dall'interno. Massimo aveva preso già la sua decisione. Okay. Che io rispetto, attenzione. A me dispiace che Massimo sia andato altrove. Poi sono convinto comunque che, nonostante probabilmente siederà altrove in consiglio comunale, comunque rimarrà nelle file dell'opposizione, l'ha già dichiarato, e comunque potremo condurre le battaglie che abbiamo fatto sinora. Ecco, c'è stata però una parolina, una frase che sarebbe scappata all'onorevole Giampaolo Cassese, il quale avrebbe detto sì, ma già da mesi sapevamo che l'Ilva non si sarebbe chiusa. Allora, Cassese è stato frainteso, nel senso che ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera e il giornalista del Corriere della Sera ha fatto, come spesso capita, un titolo che non come per Mattira, scommetto. Un titolo che non rispecchiava, i giornalisti non capiscono niente. Un titolo che non rispecchiava il contenuto dell'intervista, tant'è che io sono stato il primo che sono andato a leggere il contenuto dell'intervista e Cassese ha detto tutt'altro. Cassese a che cosa ha fatto riferimento? Al fatto che Mario Turco, nostro senatore, il 28-29 d'aprile è riuscito ad entrare in possesso finalmente di questo benedetto contratto, l'ha letto e a margine, nel dibattito a margine del concertone dell'1 maggio, nel confronto con le associazioni, era presente anche il governatore Emiliano in quella sede, disse questo contratto, alla luce di questo contratto, l'accordo di programma è diventato il libro dei sogni. Di Maio, io dissi ad Emiliano, governatore Emiliano, lì è più giurista di me, troviamo i margini per poter annullare questo contratto. Abbiamo parlato del 1 maggio. Quando il contratto di governo è di data successiva. Ecco, allora se il contratto di governo è di data successiva, non abbiamo illuso gli elettori chiusura, però, perché qua sta passando un altro messaggio, abbiamo venduto Ma allora non andava messa la chiusura programmata invece andava comunque messa come impegno politico che la Lega ha sottoscritto. Attenzione, noi non ci siamo presentati agli elettori consapevoli di un qualcosa che era chiude l'ILVA è come se a me dovessero ricrescere i capelli. La Lega ha sottoscritto quell'impegno, e le dirò di più, originariamente non lo voleva neanche sottoscrivere. Sono stati tutti i WhatsApp arrivati da Taranto e lei dirà non ha sortito alcun effetto. Tanto alla fine uno può pure scrivere facciamo volare i ciucci, tanto alla fine i ciucci non volano. La cronistoria degli eventi dimostra questo e nessuno può smentirmi. Okay. Perché Turco è stato così onesto intellettualmente da dirlo in pubblica piazza. E certo, però evidentemente a chi faceva comodo non dare eco a quelle parole ha preferito zittire. Ma allora si diceva benissimo, si diceva il delitto è perfetto. Ma l'ha detto Turco, attenzione. Ma solo Turco, Di Maio evidentemente non si sono difetto di comunicazione. No, Di Maio che cosa ha provato a fare? È entrato in possesso finalmente del dossier una volta insediatosi al Mise, ha chiesto anche una dilazione dei tempi
perché avrebbe dovuto assumere la decisione entro il 30-31 luglio, se non ricordo male. Ha chiesto una posticipazione fino a metà settembre per poter valutare tutto e verificare se c'erano dei margini per annullare quella gara. Sta di fatto che io... I margini non c'erano, credo di averlo spiegato. Sì, tutto quello che si vuole. Io dico solo una cosa e poi passiamo agli altri ospiti. Quando non si ha la certezza, non si può promettere un qualcosa di certo, anche alla luce di quello che aveva presentato, aveva esposto Turco. Un'assoluta incognita contratto di Mittal. Ma Turco, uno poteva anche Di Maio dire, fammi sentire quello che ha detto una questo. Una gara in cui l'opinione pubblica viene a sapere che ci sono stati dei rilanci che non sono stati presi in considerazione da parte del ministero, da parte dei commissari, è indotto a ritenere che quella gara poi sia viziata, sento che ora, tant'è che l'avvocatura sento ha parlato sì, di potenziale ora, illegittimità sotto il profilo dell'eccesso di potere. Sento che ora Di Maio vuol portare le carte in procura, e cosa fa? Prima fa una cosa, poi ne fa un'altra. Attenzione, anche qui dobbiamo sgombrare il campo. Vabbè, lo diciamo nel secondo intervento. Però mi deve permettere di entrare nel merito di questa questione, certo. Non ce lo dimentico, me lo appunto. Non è un appunto, è qualcosa di perfetto. Perfetto. Abbiamo aspettato tanto per sospensione per sapere il futuro dell'Ilva. Allora, Rizzo, intanto il suo giudizio dal punto di vista sindacale dell'accordo, perché diciamo che dal punto di vista occupazionale può aver dato delle certezze, magari non piene. Però poi si nota anche un altro atteggiamento, che spesso il mondo ambientalista, e di questo magari ne parleremo anche con Brigati, il mondo dell'associazionismo, del volontariato, sull'esito della vicenda Ilva se la prende anche con i sindacati. Voi chiaramente rispondete degli aspetti, diciamo, occupazionali, non ambientali. Ecco, c'è questa estensione di responsabilità anche a voi. C'è la rincorsa a trovare il soggetto su cui scaricare le responsabilità. Ecco, dal punto di vista occupazionale, lì come... No, io chiarisco un fatto, l'abbiamo detto in tutte le lingue, sfido chiunque dal punto di vista dell'accordo strettamente sindacale, quindi numeri, garanzie, tutele, sfido chiunque a trovare un accordo come quello che abbiamo sottoscritto al Ministero negli ultimi 20 anni nelle grandi crisi industriali in Italia. Non ce ne sono. Piombino, gestito dal governo PD, hanno tagliato il numero dei lavoratori e gli hanno ridotti i diritti. All'Italia hanno fatto 3 riduzioni in 10 anni. Cioè, questa è la storia d'Italia. Dal punto di vista strettamente sindacale, l'ho detto in assemblea, lo riconfermo, Di Maio ha fatto un capolavoro, punto. Poi, anche qua, tu prima facevi un passaggio, non voglio difendere Di Maio, per carità, perché poi, come quelle cose in campagna elettorale le hanno detto, e chiaramente si assumeranno le responsabilità, e se le stanno assumendo le responsabilità rispetto alla campagna elettorale. Però lui, su un passaggio che tu hai fatto rispetto all'avvocatore dello Stato, cioè tutto quel periodo di confusione, sì. Anche qua, io sono uno di quelli che ha dichiarato di aver votato il 5 Stelle non per la chiusura dello stabilimento, ma per mettere in sicurezza i lavoratori e un attimo dopo chiedere, come dire, no? La costruzione di un'alternativa a Taranto, perché non è che ci dobbiamo dimenticare una cosa, cioè, questo è uno stabilimento che ha 60 anni, io non credo nei miracoli, cioè uno arriva, schiocca le dita e risolve i problemi. Il problema è averli promessi i miracoli, non da parte vostra, per carità. Luigi, conti alla mano, il monte stipendi lavoratori Ilva, appalto, è di circa 700 milioni di euro l'anno. Anche sul fatto che i 5 Stelle dicano che bisogna riconvertire, che tra l'altro, come dire, viene anche sostenuta da noi questa tesi, no? Come sindacato, però non è che tu riconverti dalla mattina alla sera, ci vogliono una serie di ci vuole la progettazione, ci vogliono le risorse, quindi non è una cosa che tu fai progressivi in 10 minuti. Di Maio a un certo punto, al primo incontro, ha fatto una dichiarazione, io poi ho preso la parola e ho detto dissi, non lo dico per polemica, ma giusto perché vorrei capire se ho ascoltato bene. Gli dissi, lei ha detto che si va in continuità con il governo precedente, quindi si continua a fare la trattativa con Mittal, e lui ha riconfermato, ha detto di sì. Dopodiché esce la questione ANAC e lui dice, guardate che ci sono dei profili di legittimità. Poi esce la questione dell'avvocatura. Poi a noi dice, a un certo punto, guardate che c'è la probabilità che la gara è legittima, ci sono dei profili di legittimità,
Io comunque ho l'obbligo di applicare la trasparenza rispetto alla vicenda Ilva, poi dice però voi trattate. E noi diciamo a un certo punto no, io là, e Ciccio lo sa, a un certo punto ho detto questo qua ci sta prendendo in giro, perché pensavo che fosse tutto frutto di casualità. In realtà col senno di poi ti dico che lui dall'inizio aveva capito, come dire, che l'Ilva poi, non so se per le ragioni di Ciccio, per le questioni di carattere legale o per altro, che comunque l'Ilva, il contratto era valido. Quindi a un certo punto, secondo me, ha quasi bleffato sulle questioni dell'illegittimità, perché lui che cosa fa? Come si è Ci incartato? richiama, no, ci richiama, c'è un passaggio che ti manca, e di questo si dovrebbe parlare nella trattativa sindacale. Lui ci richiama, noi chiediamo un incontro, lui non ci convoca, poi facciamo il comunicato di sciopero. Lì a un certo punto ci convinciamo tutti che Di Maio, come dire, quasi tende a scaricare sul sindacato la responsabilità del fallimento. Abbiamo pensato questo. Andiamo lì a Roma e lui dice al primo incontro: mettetevi lì e fate l'accordo, entro il 7 dovete fare l'accordo. Noi continuiamo a dire: scusa, ma stiamo aspettando il parere dell'avvocatura, Di che no? fine dobbiamo deve E lui fare? continuava a ribadire che ci sono dei profili di legittimità, ma che non potevamo aspettare il parere E quindi dell'avvocatura. sapeva già come sarebbe andata a No, finire. lui, ecco, lo dico alla fine. Lui che cosa dice a un certo punto? Lui dice: attenzione, siccome uno dei profili di legittimità è legato al pubblico interesse, ma un buon accordo sindacale potrebbe, come dire, no, annullare quel profilo di legittimità se viene tutelato il pubblico interesse. E Quindi, qui però. che cosa dice in sostanza? Aspetta, lo dice proprio a domanda diretta, lui risponde dicendo: se fate un ottimo accordo sindacale, è probabile che decada il profilo di legittimità. Aspetta, Che è strano, è aspetta, contraddittorio. l'interesse pubblico, scusa, sì, l'interesse, Lo so, perché la questione è molto che tecnica. cosa succede? Succede che a un certo punto noi ci sediamo, facciamo una trattativa e praticamente le prime ore di trattativa, anzi l'80% della trattativa, ci vede, metterlo sulla stessa posizione che ha lasciato all'ultimo incontro con Calenda, e il sindacato fermo a dire: no, ci devi dare la garanzia per tutti, vogliamo l'articolo 18, vogliamo. Che cosa succede? Succede che ci sono una serie di interruzioni, i quattro segretari nazionali vanno da Di Maio e gli dicono: non ci sono le condizioni. Di Maio si richiama Mittal, tiene a colloquio Mittal un'oretta, ritorniamo al tavolo, Mittal cambia atteggiamento. Vuoi sapere che cosa è successo secondo me? Che a un certo punto Di Maio lì ha messo in atto il grande bluff. Li ha chiamati e gli ha detto: guarda che domani esce il parere dell'avvocatura, l'8. Io so che il parere è negativo, l'unica salvezza che avete è quella di fare l'accordo sindacale alle condizioni che il sindacato E chiudiamo la mi sta partita. chiedendo, e chiudiamo la partita. E lì, tanto è vero che il giorno successivo poi esce il parere dell'avvocatura in cui, lo diceva Ciccio prima, dice: sì, ci sono dei profili di legittimità, ma non sono tali, no, da poter annullare la gara. Quindi è solamente per la parte sindacale. Cosa ha fatto Di Maio? Beh, ha fatto quello che non hanno fatto i ministri di sinistra negli ultimi 20 anni in Italia. Dal Dal punto di vista occupazionale, punto di sì. vista Di occupazionale centro-sinistra. e di Sì, vabbè. centro-sinistra. Poi sul resto, io da elettore del 5 Stelle, perché pure qua, Massimo Battisti in assemblea ha detto che lui usciva, lasciava il 5 Stelle per rispetto dei 1014 Cioè elettori. che si dimetteva dai 5 Stelle per la sua storia e rimaneva in consiglio per rispetto di chi lo ha votato. Però un attimo. Tanto Io per correttezza ho invitato Battista, impegni precedenti ne hanno impedito la sì, dobbiamo partecipazione. chiarirci però sul concetto di dimissioni, perché nel Movimento 5 Stelle, eccetto il capo politico, Vabbè, ha il lasciato garante, i il. probiviri, nessuno ha una carica. Per cui il concetto di Vabbè, dimissioni va mettiamola correlato a così. una Non carica. siede più in consiglio come 5 Stelle. Oh, Va bene? Non perfetto, perfetto. siede più in consiglio come 5 Perché Stelle. sennò il cittadino No, no, pensa no, no, no. dimissioni vuol dire che si è No, dimesso da non consigliere siede comunale. più in Fermo consiglio restando che io, come ho come detto 5 Stelle, prima, rimane indipendente. non voleva entrare nel Voleva merito del. completare Rizzo? Sì, allora, due cose. Quello che possiamo imputare come organizzazione sindacale a Di Maio di non avere il coraggio di nazionalizzare lo stabilimento, perché quello potrebbe essere, poteva essere lo strumento, come dire, che ci poteva mettere nelle condizioni di ragionare anche sul futuro, su un futuro diverso su Taranto. Per quanto riguarda Battista, lui ha fatto un passaggio in assemblea dicendo che per rispetto degli elettori, dei 1014 elettori, la domanda che io mi pongo è: quanti di quegli elettori hanno votato per la chiusura e quanti hanno votato invece per avere il cambiamento?
Perché oggi io, da elettore 5 Stelle, ti dico che da questo momento pretenderò dal Movimento 5 Stelle, anche tramite la legge speciale per Taranto, giusto? Certo. Che si facciano tutta una serie di operazioni e che consentano. Il bilancio prossima, prima ancora di arrivare alla legge speciale per Taranto. Siccome tra l'altro noi rincalzeremo, e Ciccio lo sa, sulla questione amianto, come sindacato tra l'altro abbiamo pronta pure una nota con richiesta di incontro, perché ci sono ancora 4.000 tonnellate in quello stabilimento. Ecco, diciamo che da questo punto di vista noi ci attendiamo risposte. Però, e chiudo, se uno mi chiede il giudizio su Di Maio rispetto alla trattativa sindacale, beh, io dico che a Di Maio do un bell'otto perché ha fatto un ottimo lavoro. Ok, ok, bene, ora ce ne andiamo in pubblicità. Al rientro ci aspettano Massimo Castellana e Ciccio Brigati. Parleremo con Massimo Castellana di questi viaggi dell'illusione a Roma e con Ciccio Brigati la differenza tra la proposta, quella che era la realtà di Calenda e questa che è la realtà di Di Maio. Voglio capire, perché poi alla fine, dritto o storto, mi sembrano molto vicine le due cose, ma io non sono un sindacalista, non sono un tecnico. Però sotto l'aspetto ambientale forse ci sono condizioni peggiorative, forse, o comunque identiche, ma ne parleremo dopo. Pubblicità. Rieccoci, seconda parte di Polifemo, siamo nella tenuta Montefusco a parlare di Ilva, degli effetti della decisione del governo di Di Maio, quindi lo stiamo facendo con componenti politiche, l'avvocato Francesco Nevoli, con componenti sindacali, Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB e Ciccio Brigati, RSU Ilva, nonché componente della segreteria provinciale della FIOM CGL e con il MON, un rappresentante del mondo dell'associazionismo, nello specifico genitori tarantini, Massimo Castellana, al quale passo. E dicevo, Castellana, tante così viaggi della speranza o dell'illusione fatte dalle associazioni, si sono presentate a Roma due volte, si sono sobbarcate le associazioni ore e ore di viaggio, ma l'hanno fatto con entusiasmo, con partecipazione, con fiducia. E quanto maggiore è stata la speranza, altrettanta è stato maggiore, potremmo dire, facendo la comparazione tra il tanto e il quanto, è stata l'amarezza, l'illusione, l'illusione prima e la disillusione dopo. Proprio prima che avvenisse l'assegnazione, voi come genitori tarantini siete stati ascoltati dal ministro della salute Grillo, la quale ha dato una risposta che mi sembra che dica tutto e non dica niente, perché dire saremo vigili su Taranto mi sembra una presa per i fondelli e basta, perché è ovvio che un ministro della salute ti deve dire saremo vigili su Taranto, mica può dire ce ne freghiamo di Taranto, ma questo qualunque rappresentante politico istituzionale avrebbe detto altrettanto. Però quello che io dico, io ho visto in tante associazioni, lei è andato due volte a Roma, no? I due, sì, il 19 e giugno, ecco, per incontrare, esatto, Di Maio, e il 4 di settembre. Questo mondo quasi felice, no? Anzi felice, perché diceva caspita, per una volta tanto veniamo ascoltati, no? Cioè, nel senso, possiamo dire la nostra. Certo, lì c'era un Di Maio muto che mi pare che annotasse come un notaio, tanto secondo me era solo parvenza, perché poi alla fine è finita. Come io 3 mesi fa, vero Rizzo, eravamo qui presenti, dissi, non perché io faccio il mago, ma perché un minimo di cervello, di astuzia ti fa dire va a finire così. Mentre parlavi, prego, mi sono fatto una domanda. Posso fare io? Prego, sì, sì, sì. No, siccome hanno dato, no, ormai il tuo, come dire. No, 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 ma io mi sono sentito. Per potermi bersagliare, no, meglio, no, con le domande. Non voglio sembrare come il grande difensore, no, dei 5 Stelle, perché non lo sono. Però la domanda è: quando a me è stato chiesto perché hai votato, io ho detto potere al popolo 5 Stelle. E ho motivato la scelta. Voti. Potere al popolo perché rappresenta oggi il pezzo di sinistra, 5 Stelle per dare uno schiaffo, sì, al centro-sinistra che ha fatto, come dire, le leggi contro i lavoratori.
Poi poniamo una domanda, visto le tue critiche. Sì. E tu perché hai votato? Non sono andato a votare. Ah, quindi non hai votato proprio? Porto la mia scheda e si vede sempre senza timbro. Non mi sentivo rappresentato. Non è commendevole. No, però, lo so, però io scelgo il... Non voglio... Non ammetto la logica del male minore. Io scelgo il bene. Quando vado in una città e trovo bar i cui caffè non mi soddisfano, non prendo proprio il caffè. Comunque... quindi c'è la mia scheda elettorale che da 4-5 anni non riceve timbri. Sarebbe un dovere. Praticamente sarebbe un dovere. No, non è un dovere votare. Vabbè, comunque. È un diritto. È un diritto dovere, infatti. Non è un dovere, è un diritto dovere. Comunque. Così si studia all'università, un diritto dovere. Allora, stati d'animo. Sì, noi illusione e delusione. No, noi non ci siamo mai illusi che Di Maio e ultimamente anche il ministro Giulia Grillo potessero darci qualche buona nuova su questa cosa. Noi sapevamo già che era tutto stato deciso, con Di Maio assente quando siamo andati a parlare. Noi abbiamo portato un documento che in parte abbiamo letto, giusto in parte perché non volevamo ripetere le cose che già gli erano state dette, per cui abbiamo riassunto quello che c'era nel documento che poi gli abbiamo consegnato insieme alla lettera che ha letto Mauro Zaratta. E alle molto fotografie, toccante. E le fotografie che Mauro ha portato del piccolo Lollo, del piccolo Lorenzo. E noi puntavamo tutto, e l'abbiamo fatto anche col ministro Giulia Grillo, un medico, una donna in stato interessante, e in dolce attesa, che intanto ci ha dato l'impressione, e parlo della Giulia Grillo, di non conoscere neppure un dato sanitario della situazione tarantina, intanto. Nonostante avessimo con noi in delegazione una rappresentante di PeaceLink che ha cominciato a inanellare dati, e si vedeva dalla faccia della dottoressa Grillo che non c'era assolutamente conoscenza. Poi il dottor Delio Monaco, il presidente di ISDE Medici e Ambiente di Massafra, che ha continuato su questa falsariga a inanellare dati che intanto non hanno, abbiamo capito che lei non era assolutamente a conoscenza. Che un po' forse l'hanno anche spaventata, perché non, forse non aveva contezza della situazione tarantina. Poi c'era però parlando di medici, non è che il medico le ha prescritto di fare il ministro. Sì, però stiamo parlando di impressioni, poi sì, basarci. No, dico, se così, vabbè, è meglio che io non dico quello, no, che magari non ha la propria, non aveva la contezza dei dati. Ma di impressioni stiamo parlando, dobbiamo fondare il nostro ragionare sulle impressioni, sensazioni. Vabbè, forse è meglio che non entriamo proprio. Vabbè, comunque, ma uno può dire quello che ha. In ogni caso, noi sia al ministro dello sviluppo economico che al ministro della salute abbiamo cercato di far capire che i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione sono scritti nell'articolo 32 e sono il diritto alla salute. Anzi, nello specifico, l'articolo è scritto in questa maniera: la Repubblica tutela, quindi difende, protegge la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. I giuristi poi si sono un po' allargati sull'argomento ed hanno inserito, sempre nell'articolo 32, la salubrità dell'ambiente in relazione alla salute del popolo, e quindi anche la salubrità dell'ambiente è diventato un diritto fondamentale, per cui noi abbiamo fatto notare, le abbiamo scritto proprio, ce l'ho qui i documenti, che un lavoratore che è un cittadino ha diritto, il cittadino ha diritto ad un lavoro dignitoso, perché la dignità viene nominata spesso negli articoli della Costituzione, a un lavoro dignitoso fatto in salute, in sicurezza e in un ambiente salubre. E abbiamo detto che nessuna attività che non garantisca questi diritti ha diritto proprio di asilo, diritto di cittadinanza sull'intero suolo italiano. Quindi non solo deve essere immediatamente fermata, ma non ha diritto di cittadinanza sull'intera penisola e sulle intere isole comprese. Quindi stiamo parlando di Costituzione. Abbiamo presentato l'articolo 41. Che dice che l'attività economica privata
è libera, ma non può andare in contrasto con la dignità, ancora una volta, la sicurezza e la libertà dell'individuo. Anche in questo caso, se c'è un'attività ha dei limiti che non garantisca, che non andrà ad intaccare la dignità, la sicurezza e la libertà dell'individuo, anche in questo caso queste attività non hanno diritto di asilo in questa nazione, non a Taranto. Quindi questo gliel'abbiamo detto il 19 giugno al ministro Di Maio, il 4 settembre alla dottoressa Grillo e, guarda caso, l'Avvocatura di Stato. Il parere dell'Avvocatura di Stato in qualche modo, probabilmente, proprio negli ultimi paragrafi, quelli che chiudono queste 37 pagine, che sarebbe bello leggere in questo caso, un po', diciamo, ci dà ragione. Perché dice: la Corte poneva quindi, in ottica di bilanciamento degli interessi, una particolare attenzione al rapporto tra valori costituzionalmente tutelati, con particolare riguardo alle esigenze di tutela ambientale e salute pubblica. Esigenze queste ultime recepite altresì a livello comunitario con provvedimenti volti a prevenire o altrimenti riparare il danno ambientale alle specie e agli habitat naturali protetti, all'acqua e al suolo. La tutela ambientale, infatti, in uno con la tutela della salute pubblica, si ergono a principi guida dell'azione degli Stati membri. Proprio sulla scorta di tali considerazioni e tenuto conto del necessario bilanciamento tra esigenze costituzionalmente tutelabili, potrà valutarsi l'interesse pubblico preminente, cioè l'interesse pubblico superiore, da porre a fondamento dell'azione amministrativa. Quindi questo dice, secondo me, in queste parole e in quello che abbiamo presentato sia al ministro Di Maio che al ministro Grillo, okay, c'era. Però il ministro Grillo ci ha detto molto candidamente che, ma sapete, il Ministero della Salute non ha molto potere. E noi abbiamo detto: ma come non ha molto potere? La salute e l'ambiente sono i diritti fondamentali. Quelli, la salute è una conseguenza della tutela ambientale. Gli altri diritti non hanno valore. La salute è, come dire, prende una parte del PIL nazionale molto molto forte, molto molto ampia. Quindi secondo me il Ministero della Salute, il Ministero dell'Ambiente dovrebbero essere i ministeri con più potere in uno, okay, Stato democratico. Posso fare un incipit? Prego, sì. La questione della tutela della salute, che correttamente hai menzionato tu, ci siamo del tu, vero? Benissimo. La questione diamoci tutti del tu, anche perché nella vita privata ci diamo del tu. Appunto, perfetto. Togliamo questi fronzoli formali. Il fatto che l'avvocatura menzioni, forse nell'ultimo paragrafo, proprio dovrebbe essere, fine, o la penultima, fine, o l'ultima pagina proprio del parere, fine, dell'avvocatura. L'ultima pagina. A proposito, la conclusione pubblico concreto ed attuale menzioni la tutela della salute, obiettivamente aveva indotto in errore anche me dopo le prime letture del parere dell'avvocatura. Il problema di fondo qual è? Che la procedura di annullamento prevede due requisiti. Il primo che deve sussistere però è quello della illegittimità amministrativa. Solo se c'è la illegittimità amministrativa, o comunque se tutto quello che c'è regge un contenzioso sulla illegittimità amministrativa, si passa a valutare l'interesse pubblico. Quindi, se il provvedimento si fa una prognosi, si fa una valutazione, guardate che qui in termini di illegittimità non c'è chissà che cosa. Ma c'è comunque qualcosa? C'è una possibile illegittimità amministrativa sotto il profilo dell'eccesso di potere con riguardo alla questione dei rilanci. Perché l'avvocatura, ahimè, ha riscontrato la possibile illegittimità soltanto con riferimento a quella criticità, tra le varie criticità riscontrate dall'ANAC a seguito della segnalazione di Di Maio. Quindi poi si passa al passaggio successivo. Nell'analisi del passaggio successivo sull'interesse pubblico attuale e concreto, tra l'altro aggiungo anche una cosa, la Corte Costituzionale quest'anno ha fatto un passo in avanti. Se nel 2013 riteneva che lavoro e salute sono sullo stesso piano e si devono integrare a vicenda, nel 2018, credo che la sentenza sia stata depositata a marzo, proprio una sentenza nostra, su uno dei vari decreti dei Salva Ilva, fa intendere che come se la salute avesse una prevalenza sulla tutela del lavoro. Però al tempo stesso bisogna valutare il contesto generale, e cioè che
la gara si è conclusa da più di un anno, nessuna proposta impugnazione, la seconda cordata non esiste più, è sciolta. Mittal, non si può presumere la malafede di Mittal, per cui devi intendere che fosse in buona fede. Tutti questi requisiti devono essere valutati nell'ambito del secondo contesto valutativo, che è quello relativo all'interesse generale. Cioè, hai ragione tu quando dici c'è questo problema, ma non si può valutare isolatamente, devi innanzitutto presupporre un'illegittimità amministrativa. Però scusami, qua si usa un aggettivo preminente. Quindi è superiore. Sì, ma ti sei chiesto da come porre mai è l'ultimo paragrafo quello, mentre prima sono analizzate singolarmente. Perché le prima singole si analizza e poi si fanno le conclusioni. Allora, non è una conclusione, è una risposta specifica ad un tema quella. Conclusioni non ne tira l'avvocatura. No, difatti non ne tira l'avvocatura. L'avvocatura dice anche a livello di governo che bisogna prendere decisioni. Voi mi avete fatto dei quesiti. Così come per l'immunità si lava l'amministrazione le mani, dicendo, che decide. Così come per l'immunità si lava le mani dice la Corte Costituzionale lo deve decidere, che è obiettivamente una decisione pilatesca quella dell'avvocatura, però non si può valutare quella pagina singolarmente, lo stesso errore l'avevo fatto io, bisogna leggerle tutte le pagine, perché se non c'è un'illegittimità amministrativa forte non si può passare al secondo step e quindi alla valutazione dell'interesse pubblico, però che soggiace a quelle obiezioni che ho mosso io prima. Dichiara, scrive, si potrà valutare in interesse pubblico preminente da porre a fondamento dell'azione amministrativa, significa che, secondo l'italiano che conosco presupponendo io, però che ci siano le... No, guarda, attenzione. Io allora, ti consegno, dalle tue legali, ti consegno la disposizione di legge in base alla quale Di Maio ha attivato tutta la procedura. Articolo 21 nonies, legge 241. Però non scendiamo troppo nel tecnicismo. Perché poi si pensa che il ministro possa modificare la legge sul procedimento amministrativo. Vabbè. E così non è. Il provvedimento amministrativo illegittimo. Andiamo rapidamente. Fallo vedere i tuoi legali. C'è Brigati che non ha ancora parlato. Fallo vedere i tuoi legali. Ok. Vuoi concludere? Sì, no, volevo dire che siccome appunto l'articolo 32, a parte l'articolo 41 che abbiamo citato, l'articolo 32 parla di tutela della salute come di fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, l'interesse della collettività è l'interesse pubblico, era quella domanda che era stata fatta all'avvocatura. Che cos'è l'interesse pubblico? È l'interesse della collettività. E viene riportato nell'articolo 32. Non c'è. Ma va interpretato con quei limiti. Scusami. Non andiamo c'è, in conclusione non c'è perché c'è azione amministrativa che possa superare un'azione di giustizia. Ho capito. Lui mette magari fosse così. E quante volte capita di essere innocenti ed essere condannati? D'accordo, quante volte capita quello, il contrario? Quello è un errore giudiziario. Ma non si tratta di errori giudiziari. Di errori giudiziari, perché la vita è piena di situazioni in cui si ritiene un qualcosa, ma la legge dice altro. Ed è la legge quello che mi conta. Mi par di capire che quello che sostiene Castellano è molto semplice, cioè, c'è un interesse preminente che è quello alla salute, perché gli altri decidono i tribunali? Vanno perché in decidono secondo i tribunali? Piano. E voglio dire, casi anche recenti di fatti che sembravano allora, assurgere a titoli di reato e poi c'è la sentenza di assoluzione. Prima di dire perché decidono i tribunali, si potrebbe proporre al ministro Di Maio questa cosa qua. Facciamo decidere se l'interesse preminente, quindi come? L'interesse... Vabbè, come tale che entra un attimo dopo in fabbrica e non riescono neanche ad ottenere... Ma tanto Nevoli, ormai... Con Salvini i tribunali magistrati contano poco, non sono stati eletti. Salvini, io non condivido non sicuramente sono stati eletti. L'impostazione di Salvini, né con riguardo a quello che ha detto in questo caso, né con riguardo a tantissime però la altre convivenza cose. Purtroppo... Però io sono libero di dire che non condivido la maggior parte delle cose Francesco che Brigati, Salvini. Intanto volevo comprendere il suo giudizio sull'accordo, le differenze anche... rispetto al piano Calenda. Sì, io penso, prima di arrivare poi nello specifico rispetto alla questione dell'accordo, che ci sono temi che oggi stiamo discutendo e che sono scelte sbagliate, o lasciatemi dire così, la mancanza di politiche industriali in questo paese, nel Mezzogiorno in particolare, negli ultimi 30-40 anni.
Cioè, vale a dire che i governi che si sono susseguiti non hanno mai messo in campo delle politiche industriali tali da metterci nella condizione differente rispetto a quelle in cui ci troviamo oggi, in cui sostanzialmente parliamo della monocultura dell'acciaio e questa, diciamo, diversificazione e riconversione non è mai avvenuta, nemmeno dal sequestro preventivo del 26 luglio del 2012. Io non ho visto imprese che sono nate, anzi al contrario, ho visto aziende cosiddette della green economy, come ad esempio la Marcegaglia che produceva pannelli fotovoltaici, piuttosto che la Vestas, che hanno visto da una parte la chiusura e dall'altra parte ristrutturazioni. Allora aiutateci a capire anche qui la prenditoria tarantina, è incapace di costruire un'alternativa alla monocultura dell'acciaio, che si è basato sempre sulle, diciamo, lasciatemela passare così, su come girare attorno l'economia dell'Ilva sulle manutenzioni piuttosto che pulizie civili e industriali. Questo è il tema che oggi noi purtroppo ci troviamo ancora come organizzazioni sindacali ad affrontare rispetto alla mancanza di politiche industriali. Questo è il primo punto. Il secondo aspetto, secondo me, è anche determinante. Da una parte Renzi ci aveva detto che in Italia non venivano ad investire perché c'era questo articolo 18 che impediva alle aziende multinazionali e tanti altri a fare investimenti in Italia. È falso. E lo abbiamo dimostrato perché Mittal, nonostante fino all'ultimo ha provato a rimetterci anche alle 4:30 del mattino la questione legata all'articolo 18, e in questo voglio dire va dato atto il contributo fatto dal ministro, abbiamo impedito che entrasse senza l'articolo 18. Quindi smentiamo da una parte il fatto che Renzi ci aveva detto quando c'è un interesse da parte di un'impresa viene a prescindere dall'articolo 18. Diciamolo chiaramente. Il secondo aspetto, diciamo, è la visione dei 5 Stelle sulla disintermediazione. Cioè non è possibile arrivare a un accordo di quel tipo senza le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori. Abbiamo sfatato questi due temi. Cioè con quell'accordo abbiamo messo in campo le nostre capacità di contrattazione, le nostre capacità di rivendicazione e di rappresentanza. Però Brigati, non è che c'è stata una priorità di assicurare, come giusto che sia per carità, la tutela occupazionale a nocumento della tutela ambientale, perché sotto l'ambiente mi sa che abbiamo fatto grossi passi indietro. Le differenze tra Calenda e il piano Calenda e quello di Di Maio. Cioè chi oggi mi viene a dire, o così come in maniera provocatoria, viene davanti alla fabbrica, mi riferisco al volantino del Partito Democratico, e dice che c'erano zero esuberi col piano industriale, io mi incazzo e mi sento preso in giro. Perché vedo il tema Brigati pentastellato e non più rosso. Adesso nel merito è proprio vero che i pentastellati hanno succhiato la vecchia sinistra. Provo nel merito, non entro nelle dinamiche, diciamo, politiche, diciamo così. Scusa. L'antico Partito Comunista diceva la verità, perché erano zero esuberi, erano tutti licenziati. Infatti, cioè, tra l'altro, tecnicamente. E in quel caso cosa prevedeva il piano di Calenda? 10.000 assunti in Mittal. Alla fine del piano industriale sarebbero stati 8.484, quindi ci devi aggiungere ai 1.500 di questa scatola vuota che era Invitalia, ci dovevi metterci altri 1.500 dipendenti, quindi diventavano non più, come avevano detto, 1.500, 2.000, perché poi i 2.000 dovevano essere con l'incentivo all'esodo, senza la possibilità alla fine del piano industriale di essere riassunti. Allora il tema era che ci sarebbero stati più di 3.000 licenziamenti, non è lì c'è ragione Franco a riprendermi su questo, non sono esuberi, sono momentanei esuberi e licenziamenti alla fine del piano industriale. Allora cosa abbiamo fatto e cosa abbiamo messo in più rispetto a quella proposta di Calenda? Innanzitutto i 10.000 siamo aumentati da 10.000 a 17, sono tutti assunti e non che alla fine del piano industriale diventavano, come era previsto dal contratto di aggiudicazione del 5 giugno del 2017, 8.500. Sono sempre 10.007, oggi e lo saranno dopo il 2023, e in più si dice, mettendo in campo l'incentivo all'esodo, qualora dovesse rimanere un solo lavoratore, quel lavoratore verrà riassorbito. Adesso a me francamente della polemica PD 5 Stelle non interessa, nel merito va dato atto che su questa proposta che ha rotto il tavolo sindacale di trattativa con Mittal e Calenda era proprio su questo punto, cioè che alla fine del piano industriale non c'erano garanzie rispetto all'offerta che avrebbe dovuto fare alla fine Mittal. È ovvio che di fronte a questa situazione, e anche dal punto di vista retributivo, non entro troppo nel merito, queste hanno maggiore garanzie. Allora, siamo di fronte al fatto che il sindacato ha messo in campo un buon accordo.
ha chiesto al ministro Di Maio di mettere dentro la questione del piano industriale e del piano ambientale, cose che invece Calenda teneva in maniera separata, tant'è che è scritto all'interno dell'accordo, che ci permetterà anche di dare il nostro contributo, così come abbiamo fatto nella denuncia scorsa sulla questione dei parchi minerali, sui possibili ritardi che ci saranno rispetto al processo di risanamento ambientale. Su questo va detto però, ecco, c'è, diciamo, un punto negativo per quanto mi riguarda, e cioè legato alla questione ambientale, che non si è avuto il coraggio di inserire le linee guida della valutazione di impatto sanitario preventiva necessarie a stabilire quando ci sarà l'aumento della produzione, un qualcosa che preventivamente ci dice non siamo nelle condizioni di poter dare, diciamo, l'autorizzazione ad aumentare la produzione. Un tema che francamente anche qui, siccome la storia in questi anni è stata rappresentata un po' distorta, va rappresentata per quella che è. E c'è un responsabile in tutta questa operazione. E si chiama l'ex primo ministro Matteo Renzi. Quando nel 2014, non so se vi ricordate, c'era il commissario straordinario Bondi e il subcommissario Edo Ronchi rispetto alla questione del piano ambientale. Tra l'altro facemmo anche delle trasmissioni con Polifemo, sì, dove c'erano delle migliorie importanti, soprattutto uno studio abbastanza incentrato all'epoca sulla questione ambientale. E in cui esisteva pure Pelillo come parlamentare, ora non esiste più, come parlamentare. Su questo tema, bene, c'è una scelta strategica tornando alle politiche industriali, del governo, perché Bondi in quel piano diceva una cosa chiara: risanamento ambientale, non 8 milioni col processo di cocchefazione che produce benzopirene piuttosto che il processo di sinterizzazione che produce diossina. Diceva sistema ibrido, che era pure la proposta di Mucchetti, dove sostanzialmente da una parte si rimaneva il ciclo integrale attuale e dall'altra parte si introducevano innovazioni tecnologiche che abbassavano drasticamente gli inquinanti con l'introduzione del processo di decarbonizzazione, che non è quello che dice, diciamo, Emiliano, perché il processo di decarbonizzazione Emiliano non è applicabile in quello stabilimento. E anche qua do un dato: 3 miliardi e mezzo di metro cubi di gas metano servirebbe solo per fare il processo di decarbonizzazione che dice. Dobbiamo andare in conclusione. Poi chiudo su questo: alla fine c'è il cambio dei commissari straordinari, arriva Gnudi e arriva il processo di vendita. Poi entrerò nel merito anche rispetto ai criteri. Però Brigatti, perché se si è arrivati al fatto che c'è stato un sequestro preventivo il 26 luglio del 2012, su questioni che saranno, diciamo, poi il tempo alla magistratura con il suo percorso di probabili reati imputabili a disastro ambientale, non si può inserire nel bando, scusate anche qui, un'offerta vincolante, che poi si è ritrovato il governo che è venuto successivamente, che vale il 50% e relegare la questione ambientale Brigatti, al 15%. Siamo, cioè, è una cosa folle. Sì, siamo lontani anni luce da quello che è la realtà felice tedesca, dico tedesca per dire, in cui c'è la pacifica convivenza tra industria pesante ed ambiente. A questo non siamo arrivati. Non siamo arrivati. Perché sennò veramente poi diciamo cose che non esistono. Ma noi abbiamo visitato gli stabilimenti in Belgio di Mittal. Non parlo di Mittal, parlo in generale di altre realtà, non di Mittal. Realtà come l'Ilva di Taranto, realtà di quella dimensione in Europa fanno danni forse pure peggio di Ilva di Taranto. C'è una differenza. Tutti quegli stabilimenti in quei paesi hanno avuto la lungimiranza di collocarli a distanza di sicurezza delle città. In Belgio non si lamenta nessuno, ma perché lo stabilimento sta a 20 km. Se ti fai un giro per le città belga, tu trovi nelle zone industriali, quindi a distanza di sicurezza della città, gli stabilimenti siderurgici. Quelli che stavano all'interno delle città, come Charleroi, sono stati chiusi. Cioè, ma lì c'è stato. Mi faceva tempo fa, parlavamo di Duisburg, se non erro. Sì, ma pure qua, pure lo stabilimento in Austria hanno fatto, come dire, tutti i lavori. Cioè, se dobbiamo parlare parliamo di io non credo comunque che ci sia industria pesante compatibile con la siderurgia. Questo è come se tu dici non fabbricano cioccolatini, insomma, ma anche cioccolatini l'industria se sicura, un'industria contenuti, ma non riusciamo a rendere sicura dal punto di vista della sicurezza un'industria siderurgica come un lavoratore che lavora in un'industria, come un lavoratore che lavora in banca. Cioè sono due cose completamente diverse. Andiamo in pubblicità. Bene, rieccoci, non in studio ma presso la tenuta Montefusco, terza parte di Polifemo, questione Ilva, le scelte del governo e le conseguenze sul territorio ionico. E allora, riprendiamo da Nevoli
E allora Nevoli, avevamo una domanda in sospeso, sì, sui parlavamo del fatto che Di Maio ha annunciato, ha detto, che porterà le carte in procura. E poi c'è la situazione terribile, io penso anticostituzionale, preesistente e permanente della immunità penale, e certamente io penso un vulnus proprio a ogni, a uno stato di diritto, il fatto che esista una zona franca, un'immunità incredibile. Questo, l'immunità doveva essere l'elemento da eliminare senza se e senza ma. Allora, andiamo per ordine. Prima poi un'altra domanda che poi varrà per tutti, un'altra osservazione. Abbiamo parlato di questa possibilità di incremento da 6 a 8 milioni di tonnellate all'anno di acciaio, con l'impegno ovviamente a non sforare i limiti di emissione, però parliamo di emissioni convogliate come limite, ma quelle non convogliate, ossia quelle più pericolose, quelle fuggitive, quelle che scappano, fuggono per così dire dai parchi minerali, che scappano dalle cokerie, su quelle non vale il limite per le convogliate. Cioè anche questo è da considerare, cioè si consente di produrre di più e con un limite che sembra rispettato ma in apparenza. Andiamo per ordine. Prima di tutto la questione, l'annuncio che ha fatto oggi Luigi Di Maio quando ha detto che avrebbe portato tutti quanti i documenti. Oggi lunedì, perché siamo in registrazione. Benissimo. La trasmissione oggi andrà lunedì. In onda venerdì. In realtà ce l'aveva preannunciata questa cosa domenica scorsa, non ieri, bensì 8 giorni fa, quando abbiamo avuto modo di incontrarlo a Bari. Appunto ci ha detto. Peccato che non venga a Taranto. Verrà. Quando? Non lo so, ma nei prossimi giorni sicuramente verrà. Perché? E quindi è un impegno che gli ho chiesto io personalmente, ma non ha battuto ciglio. Ho detto: non, assolutamente io vengo a Taranto, la faccia ce la metto, così come la state mettendo voi. Quindi Luigi Di Maio verrà. Mi darai la possibilità di fargli una domanda? Sì, anche perché così evitiamo che tu lo interrompa come fatta appunto, Brindisi, no? Perché lo rifarò. Se non mi fanno parlare civilmente lo rifarò. Allora, fatto a Brindisi, figuriamoci se non lo faccio in casa. Allora, andiamo per ordine. Comunque ti posso dire che è stato interrotto da qualcuno anche a Roma, in conferenza stampa. I pazzi sono molti che interrompono. No, non mi permetto di dire questo. Perché comunque sia, ognuno di noi fa il proprio lavoro, lo fa con quelle che in sono fondo era una domanda le caratteristiche che contraddistinguono il suo modo di fare, di essere, quindi non mi permetto di criticare nessuno. Libri in tribunale Di Maio, qualcuno ha detto: ma come, tu difendi la scelta di Di Maio in merito al ritenere che non ci sono i presupposti per annullare la gara? Lui annuncia che va in tribunale, non ti senti sconfessato? Io ho sentito, mi hanno rivolto questa critica, al che purtroppo siamo tutti quanti tuttologi, però poi molto spesso il web, che consente di avvicinare le distanze, non dà giustizia a chi magari, tu hai studiato a Bari come me, vero? Mi sono laureato in giurisprudenza. Perfetto, e a Bari è risaputo che le lauree non le regalano. Assolutamente. Perfetto, quindi potrai testimoniare. Non sono quelle di Camerino. Assolutamente. Rispetto alle quali, diciamo, sembra che sia più facile superare gli esami. Benissimo. Per una maggiore tolleranza Bari. E bisognerebbe avere rispetto, quindi, perché un pezzo di carta se l'è preso anche all'Università di Bari. E forse anche essere più desiderosi di leggere quello che c'è scritto, piuttosto che partire con una posizione di pregiudizio. Perché poi quando vai a parlare con la gente, molti mi hanno anche additato come azzeccagarbugli, però poi quelle note queste persone non le avevano lette. Dice: no, io mica posso stare a leggere quello che hai scritto, è troppo lungo. Beh, però permettimi, non metto in dubbio la bontà dello scritto giuridico, però ai fini della comunicazione. Lo so, ma la gente non ha detto ai lavori. Benissimo. Dice basta. Ma allora non ha detto ai lavori, non deve entrare nel merito di questioni tecniche. Perché diventa troppo tecnico. Allora io personalmente di ciclo produttivo Ilva non ho mai parlato, perché non ho le competenze per farlo. Ho sempre
ascoltato gli altri che ne parlavano e credo che Rizzo me ne possa dare atto di questo, ma lo stesso Massimo Battista, quando Massimo parlava e parla di ciclo produttivo, io sto zitto, ascolto, perché non ho competenze in merito, però in questo periodo a Taranto sono tutti quanti giuristi, allora dico un pizzico di umiltà, leggiamo almeno quello che qualcuno ha scritto e poi valutiamo. Se una persona ritiene che non ci siano i presupposti per annullare la gara, ciò non vuol dire che non ci possano essere delle illecità di carattere penale. Ok? Quindi non c'è assoluta, non ha smentito nessuno. Quindi questo è il primo aspetto. Questo è il primo aspetto. Poi l'immunità. Questa è la prima risposta. Immunità, questo è un'immunità. Avrete notato tutti quanti che di immunità si parla nel parere dell'avvocatura. Se ne parla a seguito di una sollecitazione che ho fatto proprio io nei confronti di Di Maio, ho chiesto io a Di Maio di inserire nel novero delle questioni quelle relative alla gara, perché attenzione, l'immunità con la gara non c'entra nulla, con la procedura di aggiudicazione l'immunità non c'entra nulla. Sì, però andava cassata. Un attimo. Luigi, non voglio entrare nel tecnicismo. E non entriamo troppo. No, però dobbiamo capire, tutti quanti devono capire una cosa, che una cosa è la gara di aggiudicazione, una cosa è l'immunità che è stata introdotta da una norma di legge. Per cui quello che cosa si può fare? Introdurre un'altra norma di legge che abroghi quella preesistente. È quello che si voleva. Ok? Quindi il ministro che rappresenta il potere esecutivo entra nel merito dell'aggiudicazione della gara. Di Maio di suo da solo non può abrogare la norma sull'immunità. Ciò non esclude che nell'ambito di un percorso per la parlamentare venga fatta una cosa del però genere. Andava fatto preventivamente. E abbiamo letto tutti. No. La maggioranza è forte. Attenzione. Allora, innanzitutto Rosalba De Giorgi già ha annunciato una sua iniziativa in proposito. Esiste meno male, meno. E batte anche più di un colpo. Ma. Per cui Rosalba De Giorgi l'ha annunciato sulla stampa di una sua proposta in merito. Ha già pronto un'interrogazione sulla però questione. Deve ricordare che è maggioranza e non è opposizione. Non fa niente. Perché molte volte si ragiona da opposizione, pur essendo maggioranza. Però questo perché lo dico? Perché evidentemente se ne sta parlando. Allora, il problema che mi sono posto io, una pezza sulla successiva. No, proprio sulla costituzionalità. Noi volevamo che in qualche maniera abbiamo sollecitato l'avvocatura affinché l'avvocatura ci dicesse se c'erano i presupposti, e per me ci sono, ci dicesse che quella norma è incostituzionale, in maniera tale da dire: guarda, che questa norma non esiste più. Per cui tu vuoi comunque l'ILVA senza immunità a Mittal? Perché c'è una valutazione che va al di là della però legittimità della tutto gara. Quello che si vuole, però andava fatto prima. Perché? Non andava fatto prima, per prima le ragioni che hanno spiegato prima loro. Prima di assegnarla a Mittal andava abolita l'immunità per qualsiasi acquirente, Luigi, non solo Mittal. Anche se l'avessi comprata io vincendo il Super Enalotto. Assolutamente no, Luigi, perché te l'ha detto Rizzo e te l'ha confermato Brigati. Di Maio, per questioni di tempo, ha in qualche maniera è stato costretto a condurre la trattativa con i sindacati, al tempo stesso procedere con il procedimento Mittal amministrativo finalizzato si sarebbe tenuto l'ILVA senza immunità. E che cosa vieta di escludere? E ora che cosa vieta di annullarla adesso? Secondo me non di si farà mai. Che cosa lo vieta? Anzi, adesso è ottenuto dal punto di vista occupazionale il risultato. Allora vogliamo porre un termine? Entro quando verrà presentata in aula la proposta di legge di abolire questa immunità? Sta facendo parte diligente. Un'altra ma non è solo lei. Sfatiamo un altro luogo comune. La questione immunità, e di qua appunto può intendere quanto ci stia interessando la questione. Tutti quanti dicono che vale fino al completamento del piano ambientale, quindi fino al 2023. L'abbiamo letta per l'intero la norma, perché forse parla di 18 mesi da una certa data, ed è possibile che l'anno prossimo questo termine scada. Comunque, poi altro luogo comune da sfatare. Però altro luogo comune da sfatare non riguarda tutti i reati, ma riguarda le condotte non quelli ambientali a tutto tondo, ma le condotte poste in essere nell'attuazione del piano ambientale. È naturale, non mica, è ovvio, no, perché vabbè, il lavoratore disinformato ritiene che se si fa male il datore di lavoro rimane pulito, ma mica si poteva immaginare che Mittal soffocasse un dipendente e la facesse franca, cioè questo va bene. Ci sono soggetti che hanno. Vabbè, bisogna vedere pure come c'è il limite. Luigi, torniamo al discorso che faceva correttamente Brigati prima, quando parlava di governo, di gestione.
Non ci dimentichiamo di una cosa, Mittal, io ho i giornali, ha dichiarato, io me ne stavo per i fatti miei in Europa, sono stata chiamata dal governo Renzi. Sì, quindi ha manifestato interessi ad Ilva perché è chiamata dal governo comunque Renzi. Ora... Altra questione che ti, ti segnalo e segnalo a tutti quanti i telespettatori, e poi chiudo. Gnudi è venuto per la prima volta a Taranto, dopo essere stato nominato dall'allora ministro, quindi il commissario viene a Taranto per la prima volta, udite quando Mittal è venuto a fare una visita a Taranto. Andiamo. E quando, in quella circostanza, disse a tutto il management aziendale, consegnate tutti quanti i dati a Mittal affinché possano avere il quadro completo della situazione. Lo dice il Sole 24 Ore, non questo stupido che vi sta parlando. Poi volevo sapere, e dobbiamo però essere sintetici, la questione degli sforamenti, delle emissioni. Ma dobbiamo anche valutare un'altra questione. Perché parliamo delle emissioni non convogliate. Facciamo le valutazioni sul piano ambientale. Con l'aumento della produzione possono aumentare terribilmente. Sono stati introdotti dei termini intermedi che prima non esistevano. Quindi questo consente di fare delle valutazioni anche in corso d'opera. Quindi non soltanto nel momento in cui c'è il cadavere. Quindi nel momento in cui, appunto, in corso d'opera. Numero uno. Numero due. Problema che non è di per sé risolutivo per la salute, quello della copertura dei parchi, perché può eliminare il problema dello spolverio, però ci sono altri problemi. Però è stato abbreviato il termine per la copertura dei parchi a fine 2019, per aprile 2019 il 50% dell'opera però stiamo parlando completata. Delle emissioni non convogliate che, ripeto, sono le più pericolose, perché fino a quando si completerà la copertura dei parchi, chiaramente, e non si può fare da oggi a domani. È un problema che è stato posto. Fare, però chiaramente le emissioni, ripeto, quelle fuggitive, quelle non convogliate, sono incontrollabili. È un problema che è stato posto. Siccome qui si sta dicendo tutto e il contrario di tutto, io non ho degli elementi per poter ritenere che effettivamente sia così oppure no. Però dal punto di vista della salute io voglio tranquillizzare Brigati, perché Brigati, quando parla di valutazione di impatto sanitario preventivo che manca, ha ragione. E si sta lavorando al Ministero dell'Ambiente, perché qui è sufficiente un decreto ministeriale affinché questo problema venga risolto. Okay. Quindi per noi l'Ilva non è un affare concluso, questo Nevoli, dire. Se posso, si lavora sull'immunità, Nevoli, se si posso, lavora sulla valutazione. Se posso esprimere un giudizio positivo, e lo esprimo dal punto di vista occupazionale, della tutela occupazionale, sul piano dell'ambiente sono stati messi dei pannicelli, che delle parvenze di pannicelli, andiamo d'accordo. Da Rizzo. Allora, Rizzo, intanto mi pare che proprio oggi vi è un documento congiunto delle forze sindacali che chiedono un incontro dei chiarimenti a Di Maio sull'attuazione del... basta leggere oggi su quello che io voglio, fare un'attività di informazione e chiarire. Allora, rispetto a coloro i quali hanno detto, semplice comunicato fatto dall'RSU di stabilimento in cui, lo dico così a parole mie, ci stiamo buttando avanti e stiamo dicendo all'azienda: vieni a sedere, ok? Perché vogliamo conoscere nello specifico, anzi lo dico. Vogliamo le liste con i criteri, perché vogliamo controllare tutto da là alla Z. Perché molti, sa cosa hanno detto? Per evitare. E perché avete accettato prima? Non lo potevate porre prima? Luigi, allora, qua c'è un problema culturale grosso, io te lo dico molto onestamente. Cioè qua a Taranto noi abbiamo o un sacco di gente che è ignorante, ma ignorante nel vero senso della parola, parlo soprattutto di quei personaggi, non me ne voglia l'amico Massimo, anche grossi esponenti di associazioni e quant'altro, perché qua si alzano la mattina e diventano ambientalisti, sindacalisti, politici, cioè addirittura stanno dando i giudizi sull'accordo sindacale. No, ma quell'accordo sindacale non tutela, no, ma addirittura nell'accordo sindacale voi avete firmato per l'immunità penale. Vabbè, do atto che voi come USB avete fatto anche una manifestazione. No, abbiamo fatto pure lo sciopero, appunto. Tutti questi soggetti che parlano, ma ancora partecipato. Vabbè, questo è il paradosso. Io ho voluto sgomberare il campo all'inizio, ho detto non diamo ai sindacati responsabilità ambientali che non hanno e che non potevano avere. Però siamo diventati. Che non hanno, vabbè, siamo diventati. Girano false informazioni sull'accordo sindacale.
E tra l'altro, come dire, in assemblea poi ci sono stati alcuni lavoratori che hanno posto dei dubbi, fatto tutta una serie di domande rispetto a queste fake news che girano. Addirittura l'articolo 18 non esiste più. Vabbè, qui stiamo parlando di ignoranza, cioè non voglio pensare che tutti ragionino così. A un certo punto le cose sono due: o ci sono tanti ignoranti, oppure c'è dolo. Strumentalizzato. E ti dico che secondo me c'è tanto dolo in tutto ciò, perché probabilmente, l'ho detto alla conferenza stampa, lo dico oggi, c'è tanta frustrazione in giro e qualcuno pensa di scaricare le responsabilità che non sono del sindacato rispetto al fatto che non ha raggiunto l'obiettivo che si era prefissato. Tra l'altro, quando uno dice il dialogo, ma come si fa a parlare con soggetti che poi mistificano le realtà? Cioè oggi quella richiesta, che è la semplicissima richiesta, diciamo, a garanzia nostra tra l'altro, ma poi siccome ne stavamo ragionando, perché quella cosa nasce da una discussione che ci siamo fatti ieri a lui, cioè il ragionamento fra di noi è stato lanciamoli subito un segnale a questi che arrivano, facendoli capire: guardate che venite qua, non pensate di poter fare come hanno fatto i Riva, perché noi, come dire, faremo fronte comune, non vi consentiremo sostanzialmente di avere libertà sui temi caldi. Però il punto è uno, e guarda, lo dico proprio con rammarico, la vicenda Ilva, se uno la vuole analizzare, veramente ci può scrivere non un libro, di più. Vabbè, no. Ci fa la storia, non basta Wikipedia per contenere quanti personaggi sono nati. 190.000 abitanti massimo, mi sa che a Taranto ci abbiamo 250.000 associazioni. Beh, lo stesso potrei dire. Non tengo se a questo il problema, però va no, bene. No, ma posso dire che posso avere rispetto di coloro che fanno una battaglia giusta e sacrosanta, seria. Non ho rispetto di coloro che si alzano la mattina e per diventare personaggi si inventano di tutto. Poi tra l'altro ci sono soggetti di cui non faccio il nome, se non li faccio con la pubblicità, che si sono girati tutto il centrodestra, finendo ai 5 Stelle, diventando, come dire, sindacalisti, cioè hanno fatto di tutto, stanno sempre all'opposizione, però il risultato è quello che stanno sempre a criticare quello che fanno gli altri. In questa storia, lo voglio dire con chiarezza, l'unico soggetto che ha fatto il proprio dovere fino ad oggi è proprio il sindacato. E lo riconosciamo con l'aiuto del ministro. Il sindacato che dal punto di vista del lavoro ha tutelato Rizzo, sai perché molte volte il sindacato per alcuni aspetti il sindacato in generale risulta marchiato? Perché purtroppo riemergono le famose reminiscenze delle intercettazioni ambiente svenuto, in cui non lo possiamo negare, certo sindacato, non tutti, perché chiaramente ci sono le pecore zoppe e le pecore sane, gli sporchi e i puliti. Purtroppo certi sindacati dominanti dell'epoca non potevano dirsi avulsi dalle responsabilità. Allora purtroppo nell'immaginario collettivo il sindacato è marcio, il sindacato in generale. Non puoi arrivare... Non bisogna generalizzare, perché non vuol dire niente. In questi giorni, quello che ci veniva rinfacciato da alcune associazioni era: non avete fatto nulla. Noi siamo arrivati al punto, e io l'ho detto, l'ho dichiarato pure di fronte alle telecamere. Cioè, noi abbiamo fatto le fotografie, abbiamo portato le prove materiali di alcune schifezze che stanno all'interno dell'Ilva, c'erano, no? Come le vasche. Le denunce ci sono state forti. Le abbiamo portate noi alla Guardia di Finanza, cioè noi abbiamo fatto. Ma io per questo ho detto: è la stessa cosa quando molte volte si denigra la Chiesa, si denigra il Papa, perché ci sono casi nella Chiesa di pedofilia. Non perché ci siano ci siano dei preti pedofili, andiamo a togliere i crocifissi, voglio dire, cioè le mele marce non devono ovviamente, non si deve fare di tutta un'erba un fascio, e soprattutto bisogna distinguere sindacato da sindacato, ma soprattutto sindacalista da sindacalista, persona da persona, perché sennò oramai i sindacati ladri, i politici ladri, i giornalisti venduti, perché responsabili, perché quando una notissima esponente di un'associazione molto nominata a Taranto dice che la classe operaia dell'Ilva è senza dignità, ok, che siamo stati comprati da Mittal, comprati, come dire, non nel senso, allora il sindacato è responsabile. Perché il sindacato, come dire, dice ai lavoratori di stare tranquilli. Rizzo, ma questi sono tentativi, lo voglio denunciare, perché sono 7-8 giorni che stiamo assistendo a tentativi di alzare il clima. Ok? Allora, io sono uno molto pragmatico. Nella vita
mi pongo l'obiettivo, cerco di raggiungerlo, apro e chiudo parentesi, ne discutevamo prima fuori con Massimo, la storia dell'Ilva è ricca di contraddizioni, la storia di Taranto in particolare. Tu facevi riferimento a quella manifestazione il 26 di luglio di 2 anni fa, quella manifestazione era contro il decimo decreto, contro l'immunità penale, contro il Green Deal. Beh, io qua vedo un sacco di gente che si riempie la bocca, io so che quel giorno non un'associazione ha aderito e hanno scioperato 117 Rizzo, lavoratori No, la voglio chiarire sta cosa, perché poi a un certo punto, quando uno mi dice che il sindacato non ha mai fatto nulla dal punto di vista ambientale, no, noi quel giorno stavamo a 40 gradi, ci stavi pure tu tra l'altro, perché dalle immagini facessi pure un servizio. Certamente. No, cioè, ricordo perfettamente. Questa è una cosa, per non di corona che lo dico, sennò non venne la manifestazione, ma uno dei 117 scioperanti era Massimo Battista, sennò si arrabbia magari. Io per esempio, no? Ora, no, mesi a questa parte, ho una linea durissima nei confronti di 5 Stelle. Sa cosa mi è stato detto? Sapete cosa? No, da 3 mesi sta parlando. Tu stai parlando, stai zitto, che tu sei un venduto del PD. Sei uno del PD, io del PD, sì, dopo che ho contestato. Certamente. Qui. Se domani mattina, dico per dire. La tua vicinanza a Pelillo è notoria. Certo, quindi, proprio. Ma non si va da nessuna parte così, no. Sai perché? Ma così va a finire. Perché? Sai come si è andato avanti a Taranto negli ultimi anni? E chiudo, non parlo più. Emiliano diceva decarbonizzare, no, è una fesseria, tutti a ridere, non c'è un soggetto che dice che è una cosa. Noi dicevamo nazionalizzare, non si può fare, ma è una fesseria. Loro dicevano la chiusura, per noi è una fesseria. Cioè, no, non è stato fatto. Chiediamo la chiusura delle fonti inquinanti. No, no, stavo. Per chiarire. Sì, ma quell'espressione. Il punto vero qual è? Dobbiamo fare delle pubblicità. Perché esiste la mediazione? Uno si siede al tavolo, ragiona e tenta di trovare un punto, come dire. Comunque oggi a Taranto invece Taranto funziona così. Tu la pensi in maniera diversa rispetto a me, sei un venduto, sei un corretto, sì, no, sei il peggio del peggio, questo così è il mondo. No, ma io su Facebook mi leggo, tu cosa fai per l'Ilva? Vabbè, allora a questo punto vado con i sigilli e chiudo l'Ilva. Tu giornalista vedi su questo, ripeto, è il prezzo del social. Fammi dire una cosa che ce l'ho qua. Se voi potessi parlare, perché purtroppo siamo persone per bene, siamo lavoratori, dobbiamo stare zitti, fare l'elenco di quelli che parlano, che sono quelli che tra l'altro stanno aspettando di andare a prendere le 100.000 euro. E infatti l'ho dichiarato in assemblea, l'ho proposto ai colleghi. Io, la firma mia, su questi personaggi qua che stanno sparando a zero perché devono prendere i soldi e devono andare via perché si sono riempiti di debiti o perché hanno altro da fare, non ce la metterò, no, perché uno deve parlare, ma tu la posizione deve essere una posizione vera, non puoi sparare addosso agli altri perché tu hai deciso, hai avuto la fortuna di poter cambiare vita, quindi prendi i soldi e scappa e poi dici che sei andato via perché andiamo in pubblicità, al rientro l'ultima parte di Polifemo. Bene, rieccoci, ultima parte di Polifemo, rush finale, una trasmissione, un dibattito interessante, posizioni diverse a confronto, però si giunge, diciamo, a un punto di confronto, anche di sintesi, no? E allora, Massimo Castellana, genitori tarantini, diciamo che il mondo dell'associazionismo, quello dell'ambientalismo, che poi l'ambientalismo è rientra nell'associazionismo, beh, certamente è in sofferenza, nel senso che ha avuto un duro colpo, è stato assestato un duro colpo, da dove ripartire? Perché poi alla fine diciamo che il mondo dell'associazionismo aveva confidato molto nei 5 Stelle, in generale sto parlando, dico, basta vedere uomini, numerosi esponenti di associazioni ambientaliste ufficialmente hanno dichiarato in campagna elettorale e successivamente la loro vicinanza e il loro sostegno ai 5 Stelle. Non sto parlando dell'associazione XYZ, in generale. Ora però c'è un momento per tutte le associazioni, diciamocelo, a prescindere da quello che sono state le scelte iniziali o meno, di disorientamento, di sconforto, perché si dice cambiano gli orchestranti, i governi, ma la musica è sempre la stessa. Allora la protesta in cosa si tradurrà? Nell'ennesimo sfogo giusto, per carità, dal punto di vista dialettico, dal punto di vista delle denunce, però poi alla fine si rischia di urlare sempre nel deserto.
e non vedo altra soluzione, perché sì, altre soluzioni civili e democratiche non se ne vedono, ed è giusto che non ci siano, per carità, forme insurrezionali, per l'amor del cielo, però perché se no andremmo a scadere in derive illegali. Però dico, a questo punto ci si vede confinati a subire in eterno e a contare i morti al cimitero, diciamocelo, diciamo volgarmente. Al momento è ancora valida quella cosa che sono morte decine di migliaia di italiani per farci diventare una democrazia e quindi tornare a fare, come dire, una rivoluzione pesante al di là della democrazia. Direi che non è il caso, però vorrei intanto rassicurare Francesco Rizzo che ognuno risponde alla propria coscienza, quindi tu sai benissimo che abbiamo una coscienza tutti quanti, e quando ci si guarda allo specchio poi si tirano le somme con se stessi, per cui è così. Questo è il fatto che tu hai nominato uno sciopero al quale hanno partecipato 117 lavoratori, io ti potrei nominare quello che è stato combinato dagli operai, dai lavoratori dell'Ilva all'indomani della dichiarazione della Todisco, quando occuparono la 106, con panini e acqua passati dal proprietario, con il kit del manifestante passato dal proprietario e con la giornata pagata. Quindi, se vogliamo, tutti quanti dobbiamo farci un esame di coscienza. C'è anche questo che hanno fatto, scusa, il 26 luglio era uno sciopero. No, 26 luglio era una cosa, il 30 marzo del 2012 c'è stato lo sciopero di Riva, perdonami. Sì, voglio dire, riguarda noi, non ho parlato in fabbrica. Attenzione, non ho parlato di sindacalisti, ho parlato di lavoratori. Sì, quindi scusa, fra quei lavoratori c'era anche qualche gladiatore che oggi spara contro il sindacato in prima fila, tra l'altro. Perfetto, no? Perché erano talmente tanti che non era possibile che ci fosse anche qualcuno di questi. Vorrei tornare un attimino sull'immunità penale. L'immunità penale, e Francesco Nevolo mi potrà correggere se sbaglio, è stata data ai commissari governativi per portare a termine quelle che erano le prescrizioni dell'AIA, giusto? Le prescrizioni dell'AIA, il piano ambientale dettato dal Ministero dell'Ambiente, come dichiara la legge, giusto? È questo che funziona così. Per cui, 2014. Quello del 2014 che ancora stiamo là, per cui, secondo me, ma così ragionando da persona che ragiona così, se tu non hai fatto nulla per poter, come dire, farti forte di un'immunità penale, tu non hai diritto a un'immunità penale. Bravo, ed è il motivo per il quale c'è un giudice che ha respinto una richiesta d'archiviazione. Allora ci siamo, perfetto. Ok. Ora, il piano ambientale è stato proposto da Mittal, giusto? Costa ha detto, siamo riusciti ad ottenere, tu sei il ministro dell'ambiente, sei tu che devi dettare il piano ambientale, non siamo riusciti ad ottenere dall'acquirente, come no, se fosse il padrone. È un punto importantissimo, secondo me, punto di perché vista delle dichiarazioni, cioè no, il piano ambientale, quelle sono allora se evidenzia un vassallaggio, uno stato di sottomissione. Scusatemi. Per piacere, fatemi finire il concetto, altrimenti. Dal punto di vista tecnico, l'autorizzazione integrata ambientale deve essere anche sostenibile dal punto di vista economico. Con ciò non sto dicendo che ha fatto. Però lui dice nella logica. Cioè, poi dobbiamo essere. Però, voglio dire. Dobbiamo tornare sempre alle norme che regolano i procedimenti. Però, voglio dire, lo presenta il ministro dell'Ambiente. È uno dei suoi compiti. Ok. Per quanto riguarda invece i cittadini. Come reagire? I cittadini, dobbiamo ricordare sempre che il referente del cittadino, ma anche del lavoratore, perché il lavoratore è un cittadino, non è l'ingegnere del siderurgico, è il medico. E il medico sta dicendo ai cittadini di Taranto, signori, voi e i vostri figli, compreso gli operai, vi state ammalando e state morendo.
Ora, se posso fare un appunto ai sindacalisti che sono andati a parlare lì, Talò in conferenza stampa ha detto a domanda qual è il punto che non ti convince, ha detto il piano ambientale. Il piano ambientale coinvolge anche i lavoratori. Allora, secondo me, e parlo per quella che è la mia associazione, lì c'è stata una mancanza dei sindacalisti perché miravano ad ottenere il massimo lo sto dicendo per me, il massimo delle persone da impiegare, quindi la tutela dei posti di lavoro, ma torniamo indietro, non quello che garantisce la Costituzione. Quando siamo andati dal, e chiudo, ma non era oggetto, no, 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 aspetta un attimo, allora, quando il ministro Grillo ci ha invitato su nostra richiesta di incontrarla, lei ha comunicato alla stampa che incontrava i genitori di Taranto perché si era stancata di una popolazione condannata a subire l'insopportabile, leggo, braccio di ferro tra il diritto alla salute e il diritto al lavoro. Noi le abbiamo spiegato e gliel'abbiamo scritto e quindi le abbiamo consegnato il documento, che assolutamente non ha recepito. Capite che la Corte Costituzionale ha detto queste cose, Cosa? Sul fatto che c'è un problema di necessità, di contemporaneamento tra le esigenze del lavoro e quelle della salute. Non esiste, perché il lavoro deve essere fatto in salute, quindi... Ma la Corte Costituzionale allora, ha detto perfetto, più però quella che è stata la nostra risposta, scusami Francesco, alla ministra, a questa dichiarazione del ministro Grillo, è stata che come genitori tarantini abbiamo cercato di spiegare già ai precedenti governi, al suo collega Luigi Di Maio e quindi anche a lei, che a Taranto non esiste un braccio di ferro, e leggo come abbiamo scritto, tra i due diritti citati, salute e lavoro. L'unica contrapposizione presente nell'Italia intera è tra il lavoro offerto e il diritto ad un lavoro dignitoso fatto in salute, in sicurezza e in un ambiente salubre, come garantito dalla Costituzione italiana. Quindi hanno ad arte già i governi precedenti voluto fare questa contrapposizione o salute o diritto o lavoro, e invece continuata con questo governo, e bisogna dare atto, non c'è nessuna contrapposizione, perché l'ha detto il ministro Grillo. Per noi non c'è nessuna contrapposizione, non ci dovrebbe essere. Ma perché lo dice la Costituzione, non perché lo dice come dice lo stupido di qua. Interpretato in maniera diversa, non la apertura è di aprile, marzo-aprile di quest'anno. Rizzo, non sono sicuro, Francesco, poi magari ne parliamo, ma non sono sicuro di questo. Scusa, ho fatto un passaggio chiaro. Lui dice a un certo punto... Il sindacato, la mancanza che ha avuto, se ho capito bene, è quello di... In tutta questa... lui dice, ha messo al primo posto il pieno dell'occupazione. Perché sennò veramente... Vabbè, replica. Non era nella disponibilità del sindacato decidere se l'immunità è giusta o non è giusta. Anzi, apro e chiudo parentesi. L'immunità non era oggetto di... No, parlava del discorso ambientale. Arrivo pure là. Ho detto della salute... Lui ha detto il sindacato ha preferito il pieno dell'occupazione rispetto alla salute dei lavoratori. Prova ne è, tra l'altro, e sarà nostra cura fartene avere, nell'incontro che avete fatto voi con l'associazione con Di Maio, c'eravamo anche noi, lui disse... No, non c'ero io quando c'eravate voi. Lui disse... c'eravamo noi. Gli do l'indirizzo di posta del Ministero e su quell'indirizzo voi portate l'eventuale integrazione o miglioramento al piano ambientale. Le ha fatte la FIOM, le abbiamo fatte noi, abbiamo fatto tutta l'organizzazione. Io sulla mia ci ho scritto, oltre alla VIAS, il danno preventivo, tutte cose che secondo noi sacrosante, alla fine ho chiuso, c'è un documento ufficiale dell'USB, alla fine ho chiuso, dicendo che al netto di tutti i miglioramenti, al netto del fatto che sicuramente l'abbattimento dei tempi comporterà dei risultati migliori, però per onestà di cronaca, ho dichiarato che la vicinanza dello stabilimento e quella tipologia di produzione che noi facciamo, quindi quel sistema produttivo, la vicinanza dello stabilimento alla città di Taranto, dal punto di vista, come dire,
non ci potrà mai garantire quello che noi ci aspettiamo. A meno che non chiudi la produzione. E ho fatto gli esempi, perdonate, perdonami, ho fatto gli esempi proprio di Mittal, dicendo non è un caso che gli stabilimenti di Mittal che danno meno problemi dal punto di vista ambientale sono quelli in Francia e in Belgio, che sono collocati a distanza di sicurezza della città. Punto. Però Massimo, e chiudiamo la sta storia, il sindacato, uno va sul vocabolario, qual è il ruolo del sindacato? Contratta i diritti del lavoro. Qua a Taranto sembra che il sindacato è diventato. Allora, qua a Taranto ci abbiamo. Perfetto, perfetto. Quindi qua a Taranto mi sembra che il sindacato si occupa di tutto, è responsabile di tutto. La politica si occupa di tutto, è responsabile di tutto, è in parte in via. Poi ci sono. Non è a te. Ma non era riferito. Poi ci sono i soggetti che non si occupano di nulla. No, ma non è con te. E lasciali stare quegli altri. No, vabbè, io la settimana dello sfogo per me è questa. L'ho fatto in assemblea. Poi ci sono i soggetti, e sono tanti, che magari ci stanno guardando, che parlano a prescindere. No, poi ci sono i soggetti che parlano anche gli altri, immagino. Chi? Le altre associazioni avranno diritto di. Ci sono quelle serie e ci sono quelle meno serie. Mi ripropongo, siccome sto perdendo i freni inibitori rispetto a tutte le porcate che sto sentendo, mi ripropongo di fare la lista, perché ho scoperto che qua ci abbiamo chimici, geologi, scienziati, sindacalisti, politici, la stessa persona. Anche giuristi forse. Di tutto abbiamo. Cioè a Taranto abbiamo, guarda, una focina di personaggi di qualità eccezionale. Tuttologi. Poi ti ho detto, poi si va a vedere la storia delle persone, perché per me conta la coerenza nella vita e la storia delle persone, e poi ci rendiamo conto che stiamo di fronte a Brigati. Allora, altra polemica che si è creata sulla sulle votazioni, sul in fabbrica con i dipendenti, con gli operai, non ci sarebbe stata linearità, nel senso proprio relativamente alle procedure di voto. No, perché dice che non è stato dato il tesserino, non è stata una persona, non essendo registrata, poteva andare a votare più volte. Insomma, sono state eccepiti questi vizi formali, voci, quello che si legge sulle procedure di voto. Dice il 94%? Però uno dice subito, così puoi anche rispondere a me. Ci deve essere il 94% delle persone che sono dei lavoratori che sono andati a votare, che sono 6.800 su 10.009, il 64%. E quindi è il 94% del 64%. C'è sempre un 36% che non è primo dato, che ha deciso il primo di dato sulle, poi cioè, entro anche su altre questioni, cioè che sulla regolarità formale delle operazioni di voto. Allora, ecco. Il primo dato, e su questo ovviamente dobbiamo dare, diciamo, contezza di una scarsa partecipazione al voto, se la vogliamo mettere così. Il 64% rispetto almeno all'80-85% non è un dato che da questo punto di vista ci può far star sereni, ecco. Che non abbiamo dato la possibilità a tutti i lavoratori di votare. Questo è un dato, diciamo, che secondo me va preso atto. Di fronte ad una situazione in cui avete dato la possibilità, oppure non avete c'è dato stata, adesso arrivo. Rispetto al fatto che ci sono stati più di 3.500 lavoratori in quelle giornate che erano posti in cassa integrazione straordinaria. Tra questi comunque abbiamo fatto anche un'assemblea molto partecipata con i lavoratori dei tubifici, del treno Nastri 1 e di altri impianti fermi, che comunque sono venuti e hanno partecipato, c'erano circa 300-400 lavoratori. Abbiamo consentito di far votare subito dopo le assemblee, però anche qua lo dico senza polemica, non è che si va a votare come al comune. Se io in un reparto, in officina, dove ho fatto il delegato per 10 anni e sono dipendente dal 2001, conosco per nome e per cognome tutti i lavoratori, devo chiedere la tessera elettorale per votare, oppure dico, senta Luigi Abbate, prendi, dammi il numero, no, e là ci sono 81 RSU, ad ogni assemblea si andava nel reparto specifico, officina, e l'officina, Brigati, insieme ma i delegati conoscevano 81 RSU. Io dico veramente, smettiamola di dire, di fare strumentalizzazioni su questo, e invito a tutti, tra l'altro hanno anche fatto molte televisioni, che per trovare il no dovevano chiamare il Rizzo di turno, ma non è il Rizzo, per dire, senti, siccome non abbiamo trovato il no davanti alla portineria, perché dicevano, ma le piace questo? Le hanno detto davanti alle televisioni, sì, ci piace, e tra l'altro è stato un segnale positivo che abbiamo avuto durante le assemblee, che lo dico, non sono mai state così calme rispetto a quello che abbiamo fatto negli anni precedenti.
chiaramente in questi mesi, dove i lavoratori hanno chiaramente detto che erano favorevoli a quell'ipotesi d'accordo, il massimo di mediazione possibile tra le parti che siamo riusciti a mettere. Però diciamoci anche, io comprendo perfettamente il lavoratore, il quale dice: mi prendo, mi mangio questa minestra perché devo vivere, perché giustamente c'ho una famiglia da far vivere, quindi ho torto collo, questo passa il convento è molto e questo mi devo mangiare. Perché il lavoratore l'alternativa qual è? Nella condizione in cui siamo oggi, l'alternativa è un'altra. Sì, dico. Il lavoratore è molto cosciente perché sa che con 4 milioni e mezzo di tonnellate all'anno non possono lavorare 10.000 dipendenti. Lo sai, noi siamo in cassa integrazione dal dicembre del 2008, non abbiamo mai smesso di utilizzare ammortizzatori sociali. È un dato legato sia all'amministrazione straordinaria, ma alla crisi economica e finanziaria del 2008. No, se potevo aggiungere altre questioni legate alla questione ambientale. Siccome poi noi abbiamo fatto i conti, adesso entro nel merito di quello che ha fatto il sindacato, noi abbiamo fatto i conti con una procedura e con un bando che diceva chiaramente, io questo passaggio lo voglio riprendere, che nonostante ci fosse stato il sequestro preventivo degli impianti del 26 luglio del 2012, la priorità era garantire, lasciatemelo dire, le banche, perché l'offerta vincolante manteneva il 50% di tutto il pacchetto. Dall'altra parte, guardate che non è un di cui rispetto alla discussione che abbiamo fatto oggi, è dove ci siamo trovati, compreso il governo che è subentrato un secondo dopo. Il 15% era relegato al piano ambientale, cioè quello che ha fatto scoppiare il caos era relegato al 15%. La questione occupazionale, ricordo a tutti che il sindacato è sceso in piazza proprio su quegli adeguati livelli occupazionali che era contenuto all'interno di quel bando, perché avevamo capito che era legato alla produzione e significavano licenziamenti. Il 15% sul piano industriale. Allora, il restante, il 5% di come mette sul territorio una parte delle risorse MITTAL nei prossimi anni. E questo è un tema che ovviamente riguarderà l'amministrazione comunale. Allora, su questo il sindacato si è confrontato facendo le osservazioni, parlo per me, l'hanno fatto anche altri, sul piano ambientale, che non so se vi ricordate, ci hanno dato 30 giorni di disponibilità. Io sono tra quelli che in quelle giornate non ha dormito la notte, ero in vacanza fuori Taranto, non ha dormito la notte per fare le osservazioni sul piano ambientale, e non è stato fatto nemmeno una conferenza dei servizi e c'è stato l'ennesimo decreto, l'ennesima forzatura, posso dirla così in maniera diciamo molto chiara, l'ennesima porcata da parte del governo precedente che il 29 settembre attua l'ennesimo decreto dove fa il nuovo DPCM del 29 settembre 2017. Questi sono gli elementi con cui ci siamo confrontati. Nel quale viene inserito che l'immunità penale sarebbe no, stata... No, adesso arrivo su questo e chiudo, davvero, altri due minuti e chiudo. Perché anche perché c'è una domanda per Nevoli, se no non dormo stanotte. Oggi è la giornata, sì. È la giornata del consigliere comunale, ma un aspetto diciamo va chiarito anche su questo. Quindi quando noi ci troviamo di fronte a una situazione di questo tipo, viene approvato il DPCM, l'addendum, e qua arrivo sul punto secondo me fondamentale, che è migliorativo, perché ci avevano detto, anche qua, poi dico le cose che sono negative, che ci avevano detto che quel piano ambientale poteva essere attuato soltanto in 6 anni, che la copertura dei parchi minerari sarebbe avvenuta alla fine del piano industriale, così come il cambio dei filtri per quanto riguarda le emissioni della diossina sul Camino 312. Io sto parlando tecnicamente perché conosco esattamente tutte le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. Allora nel meglio penso che abbiamo dimostrato che era possibile restringere le prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale, quindi al DPCM del 29 settembre del 2017, e sulla base di quella però vanno migliorati restringimenti e vanno migliorati introducendo due questioni e chiudo. Valutazione di impatto sanitario preventiva, lo ribadisco, e anche qua mi dispiace, noi dobbiamo creare, e questo secondo me è il problema di Taranto, un fronte comune contro, in questo caso, un governo che aveva proceduto, diciamo, aveva fatto dei processi che ci ha portato a questa situazione. Adesso vedremo se ci saranno, per me importanti sono le dichiarazioni oggi di Nevoli, del consigliere comunale, insomma. E anche sulla legge speciale su Taranto, poi se avrò 30 secondi lo dirò alla fine. Il secondo aspetto è che noi siamo divisi, perché da una parte c'è, per l'immaginario collettivo, ed è così, non prendiamoci in giro, il fronte diciamo ambientalista che vuole la chiusura degli impianti, delle fonti inquinanti e dell'ILV, dall'altra chi difende non lo stabilimento
stabilimento il lavoro e la salute dei lavoratori e dei cittadini, e che dice concretamente rispetto al quadro che ho rappresentato prima che non si può sfuggire, non si può sfuggire, che l'unica cosa che possiamo fare è introdurre quelle linee guida, che è possibile farlo perché in quel DPCM non c'era né il ministro dell'ambiente né il ministro della salute, cioè scusami, non c'era il ministro della salute, sembrava scritto dal ministero dello sviluppo economico, in questo caso da Calenda. Su questo tema vogliamo unirci prima, non su posizioni differenti, cioè perché da una parte ogni volta ci troviamo chi è per la chiusura e noi che sembriamo che vogliamo difendere un lavoro a prescindere che dia un reddito e non ci sia dignità all'interno di quella fabbrica. Noi questo dobbiamo difendere. E sulla legge per Taranto io sono contento che, diciamo, non ci siano le dimissioni di un consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, perché altrimenti noi non avremmo avuto rappresentanti. Così come dobbiamo cercare di unire le forze con i parlamentari, e chiudo su questo, sulla legge speciale per Taranto, la riconversione si vuole parlare, i finanziamenti ci saranno, è un punto di partenza non di arrivo, e su questo chiederemo anche, nei prossimi giorni lo faremo, nella legge speciale per Taranto, una legge per i lavoratori rispetto alla questione dell'amianto, affinché si beneficia dei cosiddetti benefici previdenziali dell'amianto, che consentono anche maggiore, diciamo, fuoriuscita dei lavoratori. Nevoli, intanto, così concludiamo, diciamocelo, i parlamentari dovrebbero essere, parlamentari pentastellati tarantini, più presenti anche fisicamente, proprio ai dibattiti, alle conferenze, proprio per avere un non parlo di Polifemo, parlo in generale, la settimana è fatta di 7 giorni, anche la domenica, anche il sabato quando tornano a Taranto, perché è bello confrontarsi, no? Poi le contestazioni, purché civili, per carità, ci sono, ci sono, no, non ma verranno lei, mai, è ma più no, facile. Ma lei continua a dire, lei, tu, invitali. Li ho invitati, ci sono se Nevoli è sopravvissuto e non è stato sbranato, non penso che aggredirei gli altri parlamentari. Ora, una così, Nevoli, tu sei stato candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, sei stata l'espressione forte del comitato dei lavoratori, dei cittadini e lavoratori liberi e pensanti. I lavoratori liberi e pensanti ora stanno in guerra con i 5 Stelle, Battista, che proveniva da lì, ha lasciato i 5 Stelle. Come ti senti? Forse un po' in difficoltà, perché diciamo la tua nascita politica da candidato sindaco, il tuo legame con i 5 Stelle ha avuto origine da quella appartenenza al comitato. Anche qui dobbiamo ricostruire gli eventi dal punto di vista cronologico, perché io ho risposto a una chiamata che fece il meetup Amici di Beppe Grillo Taranto a tutto il mondo delle associazioni, nel senso che per lavorare al programma elettorale che si sarebbe poi presentato, che ci avrebbe poi portati alle elezioni amministrative dello scorso anno, ci fu questa chiamata, una sorta di chiamata alle armi a tutto il mondo delle associazioni. Rispose quanto mai divise. Quanto mai divise? Rispose il Comitato dei Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti ed alcuni iscritti, alcuni componenti del Comitato entrarono nel meetup Amici di Beppe Grillo Taranto. Molti. Con loro anch'io. Conquistarono. Ma non è, ma questa numericamente c'è stata così, una. Non è neanche così. Secondo me Rosa D'Amato voleva allargare la base. Però poi per allargarla, allora, si è trovata spodestata. Invita Rosa D'Amato ed eventualmente te lo verrà a confermare. Ma non è detto che non venga. Ma tu invita, non perdere fede in questo che ti dicevo. Quindi che è successo? Io sono entrato nel meetup Amici di Beppe Grillo, dove si è iniziato a lavorare prima al programma elettorale, poi la lista, in quel contesto. Ora, sì, è innegabile il fatto che il Comitato dei Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti non ha gradito le scelte di Di Maio. È innegabile, è ultra evidente un passaggio del genere. Così come Massimo Battista ha deciso... Sono inferociti quasi più di me. Io continuo a dire, Massimo Battista ha fatto quella scelta, è una scelta che io rispetto, così come rispetto le scelte di tutti, non mi permetto di biasimare nessuno, capisco anche che lui è un operaio Ilva e quindi magari aveva determinate aspettative. Io faccio delle valutazioni di carattere tecnico-giuridico che condizionano anche le mie scelte di carattere politico, lui prende la sua strada, io rimango sulla mia. Più politico? Che cosa, Battista? La tua scelta. Perché più politico? No, attenzione, io... Più equilibrista? No, assolutamente Battista è stato più...
come dire, di pancia, sì, di pancia, caliente, appunto, ecco. Perfetto, tu sei stato più, ma io non voglio essere portato, calcolatore, io non voglio essere portato sullo scudo dai cittadini, no. Io ci tengo innanzitutto a mantenere una dignità di carattere professionale, perché io innanzitutto, ma quella è in dubbio, perché io le scelte le devo valutare anche dal punto di vista tecnico giuridico, io non posso condannare a priori una scelta che fa il ministro se quella scelta poi è coerente con un percorso normativo, io posso dire che il risultato non mi piace, non posso celebrarlo come una vittoria, non posso dire che è un risultato positivo quello della conclusione dell'avvertenza Ilva, posso però dire, diciamo in termini giuridici, dire benevole ad impossibilia nemo tenetur. Ecco. Ad impossibilia nemo tenetur, così come invece tu hai posto il problema relativo all'immunità e ho detto quella è un'altra questione che prescinde da Di Maio ed è una questione che va affrontata in un contesto, però voi immaginate così che, come, scusami, che ora Brigati, a metà viene tolta bene l'immunità? E perché no? E perché no? Ma così come Brigati fa bene a ribadire il concetto della valutazione precise preventiva, perché là si può lavorare e ci stiamo lavorando. Detto questo, perché proprio siamo detto questo, alla fine mi chiedeva Brigati della legge per Taranto, però posso o mi vuoi chiedere altro? Due minuti. No, no, abbiamo finito solo la legge per Taranto e poi dobbiamo chiudere perché benissimo, sennò allora abbiamo parlato dell'incremento della vabbè, però allora, proprio rapidamente sulla riconversione, perché la legge per Taranto minuti vuol dire la riconversione di questa città. È ricomparsa la parola Ilva, riconversione. Ilva sì, non è mai venuta meno. Ilva sì, Ilva no, quello che a Taranto è sempre mancata è comunque l'alternativa all'acciaio. Bene, adesso dobbiamo porre le basi finalmente per questo processo di riconversione. Allora, quando si dice Di Maio sta parlando di soprintendenza, Di Maio sta parlando di università, Di Maio ha parlato sul museo, ha toppato, ha parlato brutto, del museo. Non si è espresso in maniera felice, però a Di Maio era stato detto attenzione che ci sono una valanga di reperti che non trovano allocazione adeguata e dignitosa nelle stanze, nelle sale del museo. La Juventus non ha un top player. Uno non sa che c'è Cristiano Ronaldo. Anche no? Lì. Perché Di Maio sta parlando di soprintendenza, sta parlando di università, perché evidentemente qualcuno gliel'ha detto e glielo sta dicendo. Allora, l'appello che faccio io, lavoriamo tutti insieme a questa benedetta riconversione. Di avvocato. No, non c'entra niente la mia professione adesso. Giustamente i sindacati vogliono essere coinvolti in un percorso di partecipazione finalizzata alla legge per tanto. Benissimo, non chiediamo di meglio, ma così come noi vogliamo coinvolgere anche tutte quante le associazioni. Questo è lo stato dell'arte, è uno stato dell'arte che non mi piace, ma con il quale dobbiamo necessariamente confrontarci. Okay. Allora aspiriamo ad avere finalmente la riconversione per Taranto. Bene, e allora ringraziamo Francesco Nevoli. Grazie consigliere a voi. Comunale di Taranto dei 5 Stelle, la trasmissione finta non è stato mangiato, violentato, sono sbranato, integro, qui sono integro, quindi potrei dire ai tuoi colleghi non dei 5 Stelle, non si sa mai a telecamere spente quello che mi può accadere, per carità di Dio, ai tuoi colleghi parlamentari, è un rompiscatole Luigi Abbate, ma in fondo non è che vi mangia. C'è anche Abbaia non morde, no? Si beh, dice. No, questo è un cane che morde, perché nella vita la migliore difesa è l'attacco, l'ho imparato sulla mia pelle, quindi vado sempre all'attacco. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, Massimo Castellana per genitori tarantini, Francesco Brigati, Ciccio Brigati, RSU Ilva e componente della segreteria provinciale di FIOM CGL. È tutto, l'appuntamento per venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93 del Digitale Terrestre o anche sul Bouquet Sky, canale 879, Viva l'Italia Channel. Polifemo, l'informazione libera della città. Buonasera.